Una breve introduzione, mi è stato anche chiesto di fare una specie di resumé di come è nata l'iniziativa. Poi, ovviamente, per stasera ho un ordine del giorno che è già stato indicato sostanzialmente nella convocazione, per cui anche chi si collega dopo sa di cosa intendiamo parlare almeno questa sera. Allora, aspettate che vado, sono messo giù un po' di appunti, devo andare a Ecco, guardare. stanno entrando Angelo Barbato e e Michele, non so chi. Vediamo se Ok. arrivano. Sì, al momento non c'è più nessuno, vediamo. No, sono Roberto Cerboni, volevo solo dire che Sì. da noi dovrebbero quel comitato di Milano, così Sanità Pubblica Sud-Ovest, dovrebbero venirne altri perché, come si chiama, abbiamo discusso della cosa. Probabilmente c'è questo dato Certo. qualche problema, comunque perché di solito o le facevamo alle 6, 6 e mezza oppure alle 20 e 30, 21, però cominciamo pure la discussione, poi gli altri, come diceva Marco, si aggregheranno. Sì. Ci dovrei essere anch'io. Sì. Ci sono? Forse Sì, non so ci se sei, ci sei. vedete. Ci Va bene, ho risolto sei. i problemi che avevo. Ok. Niente. Va bene. Allora, dicevo che mi è stato richiesto di fare un breve resumé per ricordare un po' come è nata tutta questa iniziativa. Poi magari questo sarà un testo che magari sviluppo e poi lo metterò sul sito a futura memoria o per chi si approccerà con noi successivamente. Questa anche per poi valutare come riprendere l'iniziativa dopo la pausa estiva e anche ricordare appunto i passi precedenti. E ricordo appunto che questa iniziativa è nata dal dibattito interno di Medicina Democratica nel periodo più cupo dell'emergenza pandemica. In sostanza, ai primi di marzo abbiamo iniziato a discutere tra di noi come prendere, diciamo così, iniziative sulla base di quanto stava succedendo, anche se in quel momento non erano ancora ben chiare tutti gli aspetti, tutte le dinamiche della diffusione del virus e dell'adeguatezza o inadeguatezza della risposta di un servizio sanitario che, anche se con tutte le considerazioni precedenti fatte anche da noi, si pensava comunque sufficiente per la sua modernità e ampiezza di mezzi a sostenere un evento del genere. Invece così non è stato per una serie di ragioni che sono ancora poi in fase di valutazione, anche se alcune cose sono abbastanza chiare e sono state appunto riversate in positivo come obiettivi nel nostro manifesto. Come Medicina Democratica siamo passati inizialmente da interventi di servizio, nel senso di utilizzare le nostre esperienze per cercare di chiarire le posizioni o seguire gli eventi e dare delle indicazioni, in particolare utilizzando la rete di sostenibilità salute, i forum salute regionali per dare delle informazioni appunto di carattere generale. Abbiamo poi realizzato l'osservatorio curato da Vittorio Agnoletto, che è entrato anche più nel merito e con contatti diretti e quotidiano con le persone e dando appunto una lettura, un'interpretazione anche dei vari provvedimenti di quanto stava succedendo. Quello che abbiamo ovviamente d'acchito evidenziato nella mancata o inadeguata risposta come una delle cause principali, riferite in particolare alla situazione della Regione Lombardia, è stato l'ospedalicentrismo e la privatizzazione senza freni, che hanno determinato un approccio non corretto alla pandemia e quindi una risposta che ha in alcuni casi incrementato anziché contenuto gli effetti del virus. Si è poi aggiunto ovviamente in quel periodo la vicenda del massacro letterale all'interno dell'RSA che ha ulteriormente potenziato questo tipo di lettura, come pure delle tante persone che sono state uccise dalla malattia in casa senza alcun supporto e probabilmente non sono neanche nelle
nei dati epidemiologici, nelle statistiche di carattere ufficiale. Da metà marzo, quindi, abbiamo cercato di incominciare con i nostri limiti, con le nostre limitate risorse, a cercare di individuare e criticare questo tipo di situazioni, andando però, cercando di andare nel profondo, diciamo così, quindi individuare che cosa nel sistema sanitario, che così si chiama, guarda caso, in regione Lombardia non si chiama servizio, dove erano le magagne, e la principale l'abbiamo vista, oltre a quella che ho accennato prima, nello smantellamento dei principi e della concretezza della riforma sanitaria del 78, a cui evidentemente c'era necessità di andare a prendere spunti per riuscire a rivedere e effettivamente a andare oltre alle semplici retorica del tutto andrà meglio, che in quel momento era in gran bocca. Per questo appunto abbiamo cercato, con la difficoltà e i limiti di mobilità che c'era in quel periodo, di utilizzare una serie di eventi per cercare di allargare e cercare di capire se oltre al nostro recinto c'erano delle sensibilità e delle valutazioni che erano vicine alle nostre. Abbiamo utilizzato in particolare, in primo luogo, la giornata europea del 7 aprile contro la commercializzazione della sanità, per veicolare dei messaggi sulla salute, non solo di carattere generale, ma anche legati al discorso del coronavirus. Come pure abbiamo aderito all'iniziativa online per il commissariamento dell'assessore Gallera, che è di metà aprile, e ha raccolto a fine maggio 82.000 firme. Quindi abbiamo visto che queste iniziative hanno riscosso un buon successo, anche se, tra virgolette, virtuale, nel senso che abbiamo dovuto utilizzare esclusivamente queste forme, per cui sono state delle premesse a un primo appello stato promosso da noi a fine aprile, con alcuni punti essenziali legati al frutto della nostra storia, delle nostre posizioni, e da qui abbiamo riscontrato l'interesse di molte associazioni e ha portato a quello che ben sapete, ai diversi incontri in plenaria. Il primo, ricordo, è stato quello del 29 aprile, con lo sviluppo in particolare tra maggio e giugno, con la discussione sia con i gruppi di lavoro che in plenaria sui contenuti che hanno portato a licenziare il manifesto attuale, ufficiale nella persona attuale, a metà giugno. Testo che a mio avviso rimane ovviamente quello base per ogni iniziativa del coordinamento, per accogliere ulteriori adesioni, per mostrare l'unitarietà di una visione anche rispetto a singoli temi, e quindi anche le associazioni che magari sono specializzate, tra virgolette, su temi specifici possono trarre all'interno del manifesto il loro pezzo, chiamiamolo così, e comunque nel momento in cui pubblicizzano il manifesto anche andare oltre a queste specificità. Questo ovviamente è un test da integrare, quindi potremo utilizzare i prossimi mesi per comunque aggiornarlo, sì, farlo evolvere. Un tema, lo butto lì subito, su cui occorrerà in ogni caso integrare, è quello dell'utilizzo dei fondi europei, Recovery Fund piuttosto che MES, e come indirizzarli in particolare rispetto al discorso della salute e del sistema servizio, pardon. Sanitario. Non abbiamo parlato nel manifesto perché allora non era ancora ben definita la questione, ma ovviamente adesso sarà sicuramente a breve nella discussione politica più generale. Quindi su questo sicuramente la discussione è necessaria e aperta, quindi se qualcuno oggi vuole anche fare qualche accenno, se ha già qualche pensiero, no? Tanto, tanto di guadagnato. Nell'ambito di questo processo, ovviamente, se vi ricordate, noi avevamo deciso il manifesto, i gruppi di lavoro che vanno rilanciati, poi questa sera è anche l'occasione per definire come riattivarli e quali compiti, diciamo così, integrativi dare loro. E avevamo definito appunto la redazione, tra le altre cose, di un progetto di legge. Fulvio Rora in particolare ha prodotto un primo
una prima stesura di questo possibile progetto di legge basato sostanzialmente su un ammodernamento, chiamiamolo così in maniera brutale, della riforma sanitaria. Non lo diamo ancora per il momento, per i prossimi giorni, diciamo così, in visione, perché prima vorremmo fare un brainstorming all'interno di Medicina Democratica, quindi poi per cui darvi un testo in cui c'è anche una condivisione, diciamo così, interna e anche un approfondimento di diversi aspetti. Probabilmente ci saranno alcuni aspetti, vi anticipo subito, che sono dei nodi su cui le uscite sono, potranno essere diverse. In particolare, ovviamente, i nodi saranno, ne cito due molto grossi, quelli del ruolo degli ospedali nell'ambito del servizio sanitario, non solo nel caso delle pandemie, ma più in generale, e quello della revisione della medicina di base o medicina territoriale, che dir si voglia, e quindi riempire di contenuti quello che noi chiamiamo da tempo la Casa della Salute. Nel frattempo c'è anche in redazione, in costruzione, il libro Senza Respiro, curato da Agnoletto, che dovrebbe vedere la luce già tra circa un mese o poco più, e quindi sarà anche questo strumento prossimamente. Ricordo poi che ci sono state iniziative, a mio avviso, importanti, in cui ha collaborato Medicina Democratica, ma anche molte parti. C'è qualcuno che ha spinto il microfono? Ok. Ricordo tra tutte, spero che non si offendino le mie dimenticanze, il 23 maggio il flash mob delle mascherine è stata rotta, a lutto. Il 20 giugno la manifestazione fatta in Piazza Duomo, ci sono state poi altre manifestazioni in giro per l'Italia, ma quella è stata particolarmente, a mio avviso, importante anche per il luogo. E importante c'è stato nel mese di giugno, sostanzialmente, l'incrocio, diciamo così, con l'iniziativa di ATTAC, che è un po' che raccogliendo le diverse, anche le nostre, proposte sulle necessità per modificare gli aspetti che il Covid in qualche modo ha evidenziato, sia sotto il profilo della salute, ma anche dal punto di vista ambientale, sia per quanto concerne gli aspetti anche sociali del lavoro e quant'altro, attacca assolutamente, ok, bene, abbiamo le idee abbastanza chiare di come vorremmo cambiare sui diversi aspetti, ora si tratta di capire come raggiungere gli obiettivi e quindi quale tipo di mobilitazioni mettere in campo. Abbiamo aderito a quella proposta, alla discussione su quella proposta, che sta portando anche in questo caso a una iniziativa di carattere nazionale, di cui adesso parlerò, che sicuramente appunto ci interessa. Ricordo da ultimo l'iniziativa presso il Ministero fatta il 4 luglio, che è formalmente la prima iniziativa fatta a livello nazionale come coordinamento, che ha avuto luci e ombre, probabilmente non siamo riusciti a fargli dare uno spazio adeguato nei media. Vabbè, le cose si fanno, si imparano facendole. Però comunque è stata un'iniziativa che era comunque necessario fare ed è stata importante farla anche per misurarci nella capacità di mobilitazione e anche di organizzazione minima di iniziative di questo genere. Da ultimo, le cose più recenti che stanno ovviamente, perché entrano nella discussione politica più o meno generale, almeno per quanto concerne Medicina Democratica, poi ovviamente il coordinamento potrà eventualmente anche fare le proprie, noi abbiamo preso la posizione assieme alla Rete di Sostenibilità e Salute sul discorso delle vaccinazioni anti-influenzali obbligatorie che alcune regioni hanno introdotto per alcune categorie a rischio e soprattutto per gli operatori sanitari, intervenendo, come dire, in maniera da punizione, diciamo così, in termini calcistici, rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, che non dà competenze di questo genere assolutamente alle regioni
e non dà alcuna facoltà di obbligare a livello di carattere generale delle vaccinazioni, se non per motivi specificatamente collegati alla propria attività lavorativa e esclusivamente con norme di carattere nazionale, non di carattere locale. Nessuno qui è contrario alle vaccinazioni autoinfluenzali, possono essere consigliate, incentivate in particolare per alcuni soggetti, ma renderle obbligatorie ovviamente questo è un aspetto che non ci va bene, al di là anche di alcuni dubbi sulla loro vera efficacia, in particolare su quella antinfluenzale, collegata più o meno impropriamente come una forma di tutela anche nei confronti del Covid. Bene, fatto questo resumé, scusate la lunghezza, riassumendo per i temi di stasera, ho già detto, ho accennato al discorso della prima bozza di proposta di legge, che però al momento magari non aspettiamo un attimo per farla girare, comunque la faremo girare prossimamente. Prima vogliamo appunto un po' rimbuginarla tra di noi come associazione. Le iniziative di comunicazione e rilancio degli argomenti trattati nel manifesto, quindi nel mese di settembre-ottobre, e qui è discorso in primo luogo ovviamente dei gruppi di lavoro, di riprenderli, anche per fare eventualmente anche delle manutenzioni, degli aggiornamenti al manifesto stesso. Per quanto concerne la manifestazione che avevamo pensato, su cui avevamo chiesto la disponibilità, l'interesse e anche una possibile data, che quella che andava per la maggiore era il 24 di ottobre, parlando e discutendo con ATTAC e con le altre associazioni che sono legate al manifesto informazione sulla società della cura, in senso generale e non solo, tra virgolette, sanitario, loro ci hanno proposto in sostanza di spostare questa data al 7 novembre, quindi manifestazione nazionale sul diritto alla salute, detto in termini di terra, quindi sui temi del nostro manifesto, manifestazione del coordinamento per il diritto alla salute, assieme alla manifestazione che nella stessa giornata attacca, Laudato Si e tutta la rete che si sta componendo sul manifesto ancora in discussione della società della cura, contestualmente fanno quindi una manifestazione, diciamo così, che mette assieme tutti i temi, salute, ambiente, sociale, lavoro, e che mi hanno già comunque confermato nel, come dire, riconoscere al tema della salute, della sanità, la preminenza collegata alla vicenda Covid, la parte del coordinamento nostro sarà la testa del corteo, quindi il primo spezzone avrà il tema della salute e della sanità e quindi sarà costituito essenzialmente dalle organizzazioni che hanno diritto al coordinamento o comunque ovviamente da altre associazioni che comunque condividono il tema e comunque i contenuti nel manifesto, in parte, in toto, non è quello il problema. Questa è la loro proposta, loro dovranno decidere in maniera definitiva per la data a un incontro Zoom che si terrà il 18 di settembre, per cui magari chi vuole partecipare poi si potrà ovviamente liberamente farlo, e sostanzialmente ci chiedono appunto di dare un assenso a questo tipo di proposta. La possibilità che abbiamo, se vogliamo mantenere comunque la data del 24 ottobre come una iniziativa nostra di coordinamento, potrebbe essere quella, in funzione in qualche modo preparatoria rispetto a quella del 7 di novembre, quella di fare magari delle iniziative a livello regionale come coordinamento o come anche singole associazioni che però in qualche modo si rifanno o comunque che esplicitano un contesto che è quello del manifesto e che appunto colgono l'occasione per dare anche, come dire, dare un lancio, diciamo così, alla manifestazione del 7 di novembre. Sull'ultimo punto ha accennato che cosa del webinar, poi sulla privatizzazione e commercializzazione entrerà nel dettaglio Muscolino, a cui adesso passerò la parola, che farà da
come ormai abituato a fare, a fare da moderatore dando i fatidici 5 minuti da ghigliottina, però beh, non siamo tantissimi, per cui qualche splafonamento non credo creerà dei problemi. E da ultimissimo vi informo che, come diceva Democratica, stiamo preparando una rivista dedicata non tanto al Covid quanto al manifesto, cioè l'idea è quella di fare una rivista in cui la nostra rivista cartacea che esce da 40 anni ormai e passa, una rivista che inizia con il manifesto, in sostanza, e poi con una serie di articoli, diciamo così, di cambiamo di approfondimento dei temi e principali. Dei singoli temi che sono dentro il manifesto. Ve lo dico perché poi vi metterò in chat lo schema attuale di questo numero. Ve lo dico perché sarebbe molto gradito avere anche dei contributi da parte di persone che non sono in Medicina Democratica. Alcuni li abbiamo già, lo vedrete nello schemino, li abbiamo già, tra virgolette, individuati, e quindi poi li contatterò personalmente per valutare, vedere la loro disponibilità e quindi poi valutare il come fornire il contributo. Però in particolare negli spazi vuoti che vedrete, ogni, diciamo così, disponibilità è ben gradita. Io mi fermo qua. Ovviamente il discorso per cui non la cosa più magari più immediata è il discorso di iniziativa del 7 novembre, quindi dare una risposta in sostanza ad Attac, alla rete del manifesto Società per la Cura, e con le indicazioni che vi ho detto, quindi mi sembra, vabbè, noi abbiamo parlato tra di noi all'interno di Medicina Democratica, la cosa ci sembra fattibile e accettabile. Io mi fermo qua e do la parola ad Antonio Muscolino. Grazie. Va bene, grazie. Dunque, io cerco di stare in 5 minuti, anche di meno, aggiungendo semplicemente due cose. Allora, innanzitutto il fatto che in questi mesi, soprattutto il mese di agosto, tutta la appunto tutte le varie procedure non si sono fermate, ma abbiamo comunque continuato ad andare avanti, soprattutto tenendo presente la parte, diciamo così, comunicativa, almeno per tenere un po' sull'ordine del giorno i temi relativi appunto al nostro manifesto. Per questo, con un gruppo di altre persone, avevamo organizzato appunto dei post che sono stati pubblicati in maniera più o meno continua, diciamo, durante tutto il mese di agosto, con l'idea appunto poi di arrivare in settembre e portare avanti un altro tipo di campagna mediatica, sempre attraverso i social, appunto con diciamo delle nuove vignette e anche una sorta di fumetto che appunto dovrebbe poi uscire, essere fatto girare attraverso i social appunto in queste settimane. L'idea era quella appunto di comunque sempre portare avanti questi temi, cercando di far circolare queste nostre posizioni e far sì, insomma, che il dibattito comunque continui, anche per arrivare a quella che doveva essere appunto la nostra iniziativa pubblica
più importante che appunto avevamo previsto per la fine di ottobre e che oggi appunto valutiamo che cosa fare anche dopo questa richiesta da parte di ATA, che comunque delle associazioni che fanno capo a questo manifesto per la cura. Oltre a questo, chiaramente sono andati avanti anche i lavori dei gruppi di lavoro, scusate il gioco di parole, e anche in questo caso i gruppi di lavoro soprattutto hanno visto il maggior lavoro da parte delle realtà locali, per cui è stato portato avanti appunto tutto ciò che era stato già preventivato, sia per quanto riguarda il gruppo lodigiano, che hanno tenuto anche hanno fatto delle piccole iniziative e appunto per sollevare quello che era il problema che si voleva evidenziare, e poi tutta la parte relativa all'Emilia Romagna. In quel caso i gruppi erano due, in particolar modo uno inizialmente che era partito dalla parte di Piacenza e ultimamente, un paio di giorni fa, si è ritrovato ancora appunto la realtà emiliano-romagnola, che ha lanciato l'idea, e io mi faccio portavoce di questa cosa perché mi è stato richiesto, la volontà di fare un'iniziativa nella zona fisica appunto al di sotto della regione, per sottolineare tutta la problematica relativa al regionalismo differenziato, che viene portato avanti in maniera direi ancora importante da parte di Bonaccini, in particolar modo come presidente dello Stato Regioni, e a questo punto però la domanda è se fare questa cosa solo in Emilia Romagna o ad esempio riportare una stessa cosa magari nella stessa giornata anche nelle altre due regioni che comunque sono state coinvolte, cioè la Lombardia e il Veneto. Ultimissima cosa, scusate se ho sforato i 5 minuti, quella relativa al webinar, che è importante nel senso che tutta la parte diciamo così della campagna mediatica, oltre alla questione appunto della manifestazione, voleva cercare di lanciare anche determinate cose relative al secondo webinar che si voleva organizzare, e che era relativo alla mercificazione e commercializzazione della sanità e della salute. Un gruppo ha incominciato a lavorare rispetto all'organizzazione. Direi che siamo anche a un buon punto, nel senso che si prevedeva di fare questo webinar suddiviso in 4 interventi: uno che desse un quadro generale dal punto di vista storico-politico e che pensavamo di dare a Chiara Giorgi di Sbilanciamoci, la quale ha detto che era d'accordo, per cui credo che ad oggi non ci siano problemi. Il secondo punto era relativo appunto alla privatizzazione, per cui come si è arrivati alla privatizzazione in questo periodo, e in questo caso sarebbe Maria Elisa Sartor, che è una professoressa dell'Università di Milano, a tenere questa relazione. Come terzo argomento era prevista tutta la parte relativa alla welfare aziendale, soprattutto alle assicurazioni sanitarie integrative, e in questo caso sono stati presi contatti
con Irina Dirindin, che anche lei ha dato la sua disponibilità. Ci sarebbe un quarto punto che riguarda appunto la privatizzazione al di fuori dei confini nazionali. Rispetto a questo, appunto, noi pensavamo di contattare qualcuno del PHM, perché subito loro hanno posto la situazione molto molto più attivo, molto molto più attento anche a questa questione. Per cui nei prossimi giorni spero di sentire Chiara Bodini e chiederò a lei chi magari può essere il relatore per questo argomento. Questo webinar dovrebbe tenersi tra la metà e la fine del mese di ottobre, per cui si pensava o il 13 o il 14 o il 20 o il 21. Sentendo le prime disponibilità è molto probabile che si arrivi al 21. Però questa cosa, ripeto, può essere anche utile, perché se la manifestazione noi la prevediamo localmente, come si diceva di fare dove era possibile, il 24, e fare invece una manifestazione nazionale il 7, anche con appunto aggregandoci e anche loro aggregandosi a noi a quello che viene organizzato da TAC e dalle altre associazioni, penso che questa cosa, diciamo così, possa dare il quadro generale della situazione ad oggi. Credo di aver finito, adesso chi vuole intervenire può farlo. Chi vuole intervenire, ripeto, meglio che si prenoti sulla chat, così almeno riusciamo a definire chi farà intervenire. Non c'è nessuno. Più che altro a questo punto, non lo so, sarebbe interessante sentire un po' tra tutti che cosa pensiamo soprattutto della manifestazione, della data, del fatto di fare questa manifestazione con qualcuno oppure no, se effettivamente mantenere due momenti separati di manifestazione, come magari si potrebbe fare, una magari a livello più locale, regionale, il 24, e mantenere quella del 7 nazionalmente. Questo potrebbe dare anche voce ai diversi ai diversi strati, diciamo, del dibattito, per cui sia regionale che anche nazionale o addirittura internazionale, insomma. Non so chi vuole dire la sua. Prego, Angelo. Eccomi, allora, dunque, va bene, intervengo io così rompiamo un po' il ghiaccio. Sì. Allora, una serie di cose che rispecchiano la discussione che c'è stata anche dopo la manifestazione del 4 luglio a cui Marco faceva riferimento all'interno del forum diritto alla salute, e riguardante anche tutte le cose che ha detto Antonio. Primo punto, noi sentiamo molto importante e rilevante l'esigenza che si faccia una raccolta unitaria di forze che si mobilitano su alcuni punti qualificanti, non tutto l'universo mondo della sanità, ma su alcuni punti qualificanti, in una modalità unitaria. Quindi da questo punto di vista noi siamo favorevoli a che si faccia una manifestazione. Il 7 novembre va bene, il 7 novembre potrebbe andare bene qualunque altra data, non troppo in là, purché sia una cosa su cui converge l'area più ampia possibile di coloro che si schierano per il diritto alla salute.
e quindi in maniera unitaria, in cui poi ognuno dà il suo contributo, questo non c'è dubbio, però su alcuni punti chiari e qualificanti. Quindi la nostra personale opinione è: facciamola tutti assieme il 7 novembre. Possiamo fare prima delle cose, degli eventi, delle riunioni preparatorie, però ricordiamoci che noi corriamo un rischio di dispersione di forze molto irrilevante, perché ci sono, continuano ad esserci iniziative in campo che sono importanti, che sono utili, che sollevano dei problemi sicuramente su cui è necessario intervenire, che però emergono così, diciamo, come un po' in maniera disorganica. Per esempio, oggi è uscito su SOS Sanità un appello finanziamenti europei per l'emergenza, usarli bene, priorità assistenziali, tutte cose giustissime. Però va bene, questo è un tema. Allora, ci sono delle firme che si stanno raccogliendo, benissimo, noi firmiamo anche questo, tutto possiamo fare. Però vorremmo che anche quelli che fanno questa, che prendono questa posizione, convergano il 7 novembre. È uscito un documento di Sbilanciamoci, importante appunto sul problema del finanziamento della sanità. Mettiamo assieme tutte queste cose, facciamo un unico evento importante. Il 7 novembre per noi va benissimo. I temi principali: finanziamenti europei, come utilizzarli e cosa farne. Benissimo, questo è importante. Regionalismo differenziato, sono d'accordo sul fatto che il regionalismo differenziato è entrato un po' in sordina in questi ultimi tempi, mentre invece le regioni che lo promuovono vanno su questa strada. Regionalismo differenziato. Poi sottolineiamo anche che entro dicembre scade il tempo per la verifica della legge 23 della Regione Lombardia, che è all'avanguardia dei processi di privatizzazione e di frammentazione del servizio sanitario. E anche questo deve essere un tema nazionale, perché la sperimentazione di questa legge regionale è stata concordata a suo tempo tra governo e Regione Lombardia, nell'ipotesi che questa potesse essere un esempio di revisione dell'assetto del servizio sanitario nazionale. Quindi è necessaria una battaglia perché questa verifica sia fatta in maniera trasparente, rilevante, e si faccia in maniera che si dica che questa legge è incompatibile e deve essere respinta dal Parlamento in quanto non consona con i principi del Servizio Sanitario Nazionale. Questo è, su questo tra l'altro noi abbiamo preparato, in questi giorni abbiamo, concluderemo la stesura di un documento che mandiamo a tutti per raccogliere pareri e naturalmente altre integrazioni, destinato specificamente a questo punto. Un'ultima cosa che vorrei dire: vanno bene i seminari di cui parlava Antonio, va bene sulla commercializzazione, una cosa preparatoria. Io avevo già detto, non ho potuto partecipare alle riunioni d'agosto, però ho detto che secondo me su questo tema, anche in previsione di quello che si discuterà tra poco sul vaccino, è importante un intervento sulla politica del farmaco. Io e il mio gruppo siamo disponibili a prepararlo se necessario, e se è di interesse anche per la rivista di Medicina Democratica possiamo anche preparare un intervento scritto su questo. Ecco, io sottolineo quindi anche sulla vaccinazione antinfluenzale, certamente è un tema di dibattito su cui va presa una posizione quanto possibile unitaria. Ecco, queste sono le cose che io ritengo importanti. Tutto in una cornice unitaria, la più larga possibile. Grazie. Colgo appunto anche gli spunti di Angelo, perché una cosa di cui mi ero dimenticato di dire, appunto il tema più forte è quello di evitare appunto ancora una volta le divisioni e cercare di fare massa. Ecco, volevo soltanto dirvi che il 3 ottobre
in Piazza del Popolo a Roma è già prevista una manifestazione della funzione pubblica CGIL o addirittura della CGIL intera, dove si dice che appunto verrà presentato un loro una loro idea di una loro idea di le proposte per il servizio sociosanitario nazionale. Per cui c'è anche questa cosa che chiaramente ci sarà il 3 ottobre. Allora, è un altro elemento chiaramente che entra all'interno di tutto il dibattito, perché comunque senza dubbio qualcosa, qualche impatto credo che ce l'avrà. Bisogna vedere a questo punto i contenuti anche di quel tipo di posizioni. Dunque, c'è Roberto Cerboni, prego. No, intervengo abbastanza brevemente così, perché noi abbiamo discusso come comitato Sud-Ovest Milano sulla proposta iniziale del questionario ed evidentemente erano sorti tutta una serie di problemi, tant'è che volevamo anticiparli in maniera scritta. Poi parlando con Fulvio così abbiamo capito che la situazione si stava evolvendo e cambiando, per cui ci siamo limitati e abbiamo detto, oggi tra l'altro siamo credo in quattro del comitato presente, per cui io dico alcune cose perché il dibattito è aperto e poi anche altri contribuiranno rispetto alla cosa. Cioè il discorso appunto è questo qua, la manifestazione per come si sta delineando adesso, al netto del fatto che però abbiamo un percorso avanti da percorrere, sembrava un po' prematura. Prematura perché cioè, il problema è coinvolgere, perché questa sia una manifestazione veramente di massa e sentita. Questi elementi non ci sono ancora. Teniamo conto che abbiamo fatto con il coordinamento nazionale un salto grandissimo, forse superiore a quelle possibilità noi di, come si chiama, assorbire. Tutti i documenti, i gruppi di lavoro, così diciamocelo chiaramente, almeno noi all'interno del comitato non è che li abbiamo studiati, recepiti tutti, è una materia talmente grossa che per cui va digerita così. A maggior ragione il problema di come questa, e non basta solo il discorso del manifesto, venga espressa e portata in maniera larga in modo che, come si chiama, tutti ci possono aderire. Questa situazione, ad esempio, come comitato ci pone un attimino in difficoltà. Comunque, anticipo così, poi interverranno anche gli altri, quel discorso che si prefigura, rimandare la manifestazione e fare un percorso che, come si chiama, preveda tappe intermedie, è quello che noi avremmo proposto, perché evidentemente, come dopo mesi di lavoro, lo sbocco per quello che abbiamo fatto così deve avere una dimensione molto grossa. Infatti dicevamo, se in ottobre non si riesce a fare la manifestazione, facciamo le periferiche, facciamole nelle città. E mi sembra che l'ipotesi adesso, il 7 novembre, che mancano due mesi, e quella di anticipazione prima, sia abbastanza in questa direzione. Quali che sono i problemi così? Allora, per quanto ci riguarda direttamente, la faccio breve così, il rapporto e il coinvolgimento degli interni. Cioè, noi abbiamo una situazione nei due ospedali così, vuoi anche per il direttore di settore così, dove praticamente in questo periodo, complice anche, ma non solo, il Covid così, hanno zerato le agibilità e tutte quelle cose lì. C'è stata, per fortuna, a fine luglio, in contemporanea, una nostra lettera aperta che abbiamo inviato ai sindacati milanesi, interni, municipi, e via dicendo, le forze politiche così, un inizio di ripresa già autonoma all'interno dell'ospedale. All'interno del San Paolo hanno fatto un'assemblea dopo un anno, sottolineare dopo un anno, dove hanno partecipato 100 lavoratori. Praticamente è stata la denuncia che la gestione clientelare, per dire, per essere buoni così, del direttore di settore praticamente aveva annichilito le RSU al punto di arrivare a firmare 4-5 degli accordi aziendali nell'unificazione San Paolo-San Carlo peggiorativi, che
avevano l'unico vantaggio di favorire i firmatari venduti di questi accordi. Questa assemblea è andata bene, abbiamo partecipato anche noi, possono essere una prima premessa per riprendere un attimino la situazione. L'altro problema è quello anche del coinvolgimento più a livello, diciamo, di sensibilità della gente, dei cittadini. Noi abbiamo raccolto più di 7.000 firme in alcuni mesi di lavoro sul discorso del non unificazione dell'ospedale, che evidentemente alla regione non sono interessati, però di lì a coinvolgere la gente la situazione è molto difficile. Ci sono adesso degli elementi perché rispetto a questa cosa qui si possa, come si chiama, riprendere. Tra l'altro abbiamo in questa lettera, ci stiamo muovendo in questi giorni perché cominciamo ad avere alleati rispetto alle risposte in controtendenza. L'assemblea del San Paolo, come si chiama, è già una risposta rispetto a quello. Lunedì dovremo avere come comitato un incontro con la funzione pubblica di Milano, che era stata l'unica, a parte noi, che nei mesi scorsi, sfruttando il cambio di direttore generale della sanità in Lombardia, aveva, come si chiama, sottolineato un po' la situazione un po' anomala che c'era all'interno dell'ospedale San Paolo. Per cui rispetto a queste cose qui ci sono sindacati di base, così che, come si chiama, sia nell'assemblea e non solo, comunque siamo in contatto, come si chiama, per cui la cosa si sta modificando. Diciamo, per quanto ci riguarda, è un pezzettino del percorso che dovremmo fare perché la manifestazione diventi veramente una cosa di massa. E da milanese lombardo, nella nostra realtà, per dire che diventi di massa, cioè non si può dire altro che quello ha detto Barbato prima, che però non è semplice. Qui a Milano, diciamo, sono passati 2 o 3 mesi dove non c'era quasi giorno sì o giorno no, comunque settimana, che c'era una manifestazione o due sotto il pirellone, così, contro la regione. Tutta portata avanti da sindacati quei, sindacati là, alcune più o meno unitarie, così. Cioè, evidentemente l'obiettivo è che bisogna far finire questa situazione di parcellizzazione che c'è, e come si chiama, riunificare. Non ci riusciremo nei confronti di tutti, però ci sono un attimino gli elementi per fare questa cosa qui. L'ultima cosa, però non mi dilungo, magari la riprenderai in maniera più approfondita d'altro, è tutta la mole di lavoro che abbiamo fatto così, e tra l'altro la nostra attività si scontra un po' sul discorso dell'operatività, cioè noi dobbiamo dare risposte concrete ai lavoratori, ai cittadini, agli utenti su alcune cose concrete. Cioè, se non vanno avanti momenti di unificazione, di coordinamento a livello almeno regionale, facciamo esempio la questione delle liste di attesa. Noi abbiamo fatto anche un esposto in pretura, sappiamo quando avrà dei risultati, così, contro l'uso non anomalo, illegale proprio, del San Paolo rispetto a queste cose qua. Cioè, però non è che possiamo, rispetto a questa cosa qui, agire con momenti difensivi. Sappiamo benissimo tutto che ci sono le possibilità, rivolgetevi all'URB di qui e di là, però queste cose qui non bastano più. Se vogliamo costruire una mobilitazione, rendere compiuto il nostro manifesto, la conflittualità che lo determina così, dobbiamo pensare almeno di fare delle vertenze a livello regionale coordinate che possano andare in questo senso. Chiudo ultimamente perché vedo parascandolo così. Noi abbiamo partecipato, è 3 anni, forse 2 anni e mezzo, che con il Comitato Valesotto compiamo dei percorsi paralleli contro la chiusura di ospedali e le politiche della regione. Ci siamo visti, diciamo, 2 o 3 volte in assemblea. Non può più andare avanti una situazione del genere, dobbiamo costruire le condizioni perché questa cosa qui sia una cosa costante e possa portare alla mobilitazione. Grazie. Dunque, ho visto che Alberto Giorgi ha alzato la mano, vuole intervenire? Alberto Giorgi,
Aspetta. Sì? Mi sentite? Sì, sì, ok, prego. Sì. Va bene. Non riesco a mettere il video. Adesso. No, io parlo, diciamo, sotto una doppia veste un po', perché sono parte del Comitato Versiese per la Sanità Pubblica e per la difesa dell'ospedale, che nel mese di agosto ha fatto un'iniziativa con Garetti per provare a lanciare la conoscenza del manifesto, no? Perché senza la conoscenza del manifesto poi alla fine diventa difficile costruire quel percorso unitario che mi sembra sia l'esigenza poi fondamentale e anche naturale, no? Quindi una prima cosa sarebbe, come dire, provare a lanciare queste serie di iniziative territoriali, no? Nel senso che dovunque c'è medicina democratica, ci sono comitati, bisognerebbe che venissero nel mese di settembre costruite iniziative pubbliche, anche perché sappiamo benissimo che il 2021 nelle elezioni c'è anche, come in Toscana, da discutere la questione della sanità regionale, e quindi il bisogno di una sanità nazionale è una delle questioni centrali, no, del lavoro da fare. Quindi secondo me quanto fatto appunto dal comitato locale nostro versilese andrebbe diffuso e fatto in tutti i territori dove c'è una presenza. Una presenza che può essere, per esempio, anche esercitata dall'altro elemento, diciamo, di cui posso in qualche modo parlare, che è lo SPI CGL, che rimane purtroppo, no, in questa situazione abbastanza lontano e assente, diciamo. Sento parlare, tutto sommato, in modo interessante della funzione pubblica, che evidentemente ha 200 probabilmente lavoratori da morti, no, deceduti, da fare stare presenti, no, come sacrificio poi alla fine. Ma lo SPI CGL, gli anziani sono praticamente la totalità di 35.000 deceduti fino adesso, e purtroppo lo SPI CGL non sta mostrando un particolare interesse a darsi da fare. Io che sono nell'area di minoranza piccola dello SPI CGL so che sta venendo fuori l'idea di mobilitazione, ma ancora molto vaga, molto incerta, molto così, diciamo, campata un po' per aria. Ecco, e soprattutto nel periodo del Covid non c'è stata una presa di posizione forte, no? Anche distinta da quella della CGL, che evidentemente si deve interessare di questioni legate alle fabbriche, al lavoro e così via. Ma lo SPI CGL, secondo me, aveva questa necessità a svolgere, invece non l'ha fatta. Quindi secondo me, ecco, il lavoro da fare è proprio quello della preparazione unitaria, no? Ma che parte dai territori, oltre che dalle regioni. È chiaro che lo sforzo da fare è fare quello delle iniziative regionali. Può essere giusto, come dire, fare in modo che ci sia, come dire, non dico uno slittamento, ma un percorso di preparazione, no? Che porti al set con la massima partecipazione possibile. Il problema, che domande che mi pongo, ma i sindacati, oltre allo SPI CGL, ma i sindacati di base come si stanno mobilitando a livello nazionale, no? Perché anche questa, ci dobbiamo fare i conti con queste soggettività che fino adesso si sono dimostrate abbastanza, come dire, un po' disperse, no? su una questione così importante. Finisco dicendo due cose, no? La questione della preparazione. Ecco, sapete, forse l'avevo già detto, il 26 ci sarà una manifestazione nazionale per la scuola pubblica, perché chiaramente una scuola italiana basata sostanzialmente sui tagli, sulla precarietà e sulle classi pollaio, poi alla fine è entrata naturalmente in crisi, no?
non solo le classi pollaio, anche gli autobus pollaio, no? Poi, volendo allargare il concetto. Quindi è entrata naturalmente in crisi con la pandemia, giustamente la pandemia l'ha messa in crisi grandissima, qui tutto sommato l'iniziativa governativa è abbastanza confusa, abbastanza incerta, ci sono grossi problemi di spazi, no? In cui ogni scuola sostanzialmente si deve arrangiare, problemi di stabilità del personale. La scuola italiana si è basata su decine di migliaia fino ad oggi di precari, no? Fondamentalmente. Qui c'è un'inadeguatezza generale che fa il paio con l'inadeguatezza poi mostrata da una sanità pubblica tagliata. Ecco, io direi che questa manifestazione nazionale della scuola ci deve in qualche modo interessare, perché fa parte, secondo me, di quel percorso di preparazione al 7 novembre. No? Non c'è solo ambiente, sanità, lavoro, ma poi alla fine nuove generazioni crescono in un ambiente scolastico deprivato, come è stato fino adesso, e che in futuro corre il rischio addirittura di sparire, no? come ambiente costruttivo collettivo. Quindi, ecco, per esempio, dal punto di vista pratico, secondo me una rappresentanza, no, del nostro coordinamento nazionale col suo striscione dovrebbe essere alla manifestazione di Roma, no? Per far vedere, per dare il segnale proprio di unitarietà, quella unitarietà che va costruita, perché il percorso, come dire, che abbiamo vissuto in questi decenni è stato di frantumazione sociale, individualismo, narcisismo, volendo essere ancora più precisi. L'ultima cosa, ecco, noi non ne abbiamo parlato granché, due cose, un po' di incertezza, no? La questione delle risorse, no? Un po' ne è stato parlato in passato, è una questione che andrebbe un po' affrontata, nel senso che la questione delle risorse, poi lo sappiamo, ci danno i soldi l'Europa, ma poi il debito sta aumentando, e il debito poi lo pagano nuovamente i lavoratori e le lavoratrici. Quindi abbiamo necessità di avere risorse nel sistema sanitario pubblico, certamente, ma la questione di chi paga questi debiti poi alla fine è una questione che ci deve interessare. Resta sullo sfondo, ma resta. Un'altra cosa che resta sullo sfondo è la questione della legge di iniziativa popolare. No, noi dobbiamo mobilitarci sicuramente, ma poi sappiamo benissimo che le leggi di iniziativa popolare poi fanno fatica a emergere in un Parlamento in cui la rappresentanza sostanzialmente non c'è, no? E sarà ancora meno, perché con il referendum, a seconda di come va, insomma. Quindi, per dire, il lavoro da fare è enorme. E certo, lo sforzo di cercare alleanze e sollecitarle, queste alleanze, in particolare, ripeto, lo SPICGL, andrebbe proprio smosso dal suo immobilismo, tutto sommato dipendente dalla CGL, no? Che nella sanità integrativa, bene o male, si è infilata e fa fatica a sfilarsi. Ma lo SPICGL nel congresso un anno fa aveva assunto l'atteggiamento di forte critica nei confronti della sanità integrativa, perché i pensionati non ce l'hanno la sanità integrativa, ovviamente. E niente, quindi credo che l'iniziativa anche, come dire, di pressione, no? Nei confronti sia dei sindacati generali di base, sia dei sindacati nelle categorie della CGE, la funzione pubblica sta già emergendo, ma anche l'OSPI, credo che sia un lavoro nazionale da fare, oltre a quello di rilanciare l'iniziativa di presentazione del manifesto a livello territoriale. Ok? Finito. Grazie. Gino Carpentiero, prego. Bene. Io volevo dire qua. Pronto? Si sente malissimo. Prova a parlare. Prova a togliere il video. Vediamo se è migliore.
Pronto? Sente meglio? Un pochettino meglio. Pronto? Meglio così? Prova a parlare, vediamo. Sì, eccomi. No, Prova con l'auricolare, sì, no, sì. Intanto può parlare qualche altro, intanto cerco di risolvere. Sì, allora, chiedo a Marcello Luca. Chiedo intanto a Marcello Luca se vuole intervenire. Mi sentite? Sì, ok. Allora, vabbè, mi conoscete, insomma, io sto a Roma e ho fatto quello che abbiamo potuto fare, insomma, tutti insieme per il 4 di luglio. Non abbiamo una risposta di quello che è successo, appunto, come risposta da parte del Ministero della Salute, per cui vorrei che qualcuno mi dicesse come è andata quella cosa, perché siamo stati 70-80 persone, non è andata male, è una giornata terribile, nel senso che insomma ha piovuto, insomma è stato un po' un casino, però non è andata male. Io volevo un po' parlare della cosa che appunto Antonio Muscolino ha detto del 3 ottobre. Io sinceramente non la sapevo. Poi fra l'altro Antonio ha parlato di o funzione pubblica o SPI a Piazza del Popolo. Questa mi pare un'occasione grossa, perché qui a Roma non è che le cose dal punto di vista sindacale vanno benissimo, perché per esempio, come è stato detto anche da altri, non sappiamo la posizione. Io sto in contatto con i sindacati autonomi, sono in contatto con i GOBAS, con USI, con vari, e hanno partecipato alla nostra manifestazione, quella del 4 di luglio, però insomma è una cosa un po' sparsa, non è una cosa particolarmente sentita da tutti, e appunto questa cosa dell'unità. Per fare una come dire, coesa con tutti quanti, insomma è un bello obiettivo quello di fare delle cose insieme, però al momento insomma si sta un po' sparsi. A Roma sono state fatte le manifestazioni contro Zingaretti, molto molto partecipate alla regione, e adesso quello che noi sappiamo è che non è che Zingaretti sta comportando molto bene, insomma. E poi non so se altre persone di Roma ci sono, io non credo, insomma, più o meno vi conosco e non credo che ci siano altre persone di Roma, e sinceramente mi aspettavo la partecipazione del comitato sanità, del Policlinico qui a Roma, che sono sempre stati, e non vedo Peppe e gli altri, però insomma spero che si possa fare qualche cosa insieme, perché l'altra volta sono venuti, e quindi bisogna essere il più possibile tutti insieme, insomma. Sono d'accordo sulla data del 7 novembre. Quella del 24 sinceramente non ho capito se possiamo andare su una cosa regionale, e quindi vorrei che alla fine ci si esprima su questa cosa, insomma. E ieri è stata fatta una manifestazione qui a Roma, praticamente di rifondazione, potere al popolo, non so se l'avete saputo, sicuramente ne avete avuto insomma qualche ritorno. Io non sono voluto andare, io non sono materialmente a Roma in questi giorni, sto a Civitavecchia, per cui ho visto delle fotografie che mi hanno mandato, e sinceramente mi pareva che c'erano pochissime persone. È stata una manifestazione ieri pomeriggio davanti a Montecitorio, non ho nessun ritorno tranne la fotografia, per cui niente, insomma, vi ho detto quello che sta succedendo più o meno a Roma, se qualcun altro di Roma. E poi la cosa del 7, per appunto per le,
per fare le, per domandare la, la, l'autorizzazione, perché non è, non è nemmeno capito dove, dove si farà, credo a Roma, insomma, perché non ha, se qualcuno mi dice se, che non è a Roma, bisognerà chiedere in altra maniera. L'altra volta l'avevo domandata io, insomma, alla, alla questura. Le procedure sono piuttosto complicate da quando c'è, c'è la cosa del Covid. Fatemelo sapere, insomma, anche a TAC penso che lo possa richiedere. Insomma, se la cosa è fatta in maniera unitaria è sicuramente, sicuramente la cosa migliore. Grazie, ragazzi. Grazie. Allora, riproviamo. Gino, riesci a parlare? Pronto? Sì, ok, adesso si sente. Mi sento un po' meglio adesso? Sì, meglio sì. Niente, provo a essere breve. Io sono d'accordo sulla, sulla partecipazione della manifestazione del 7 novembre con ATAC, anche se secondo me sarebbe necessario che i due manifesti, quello del coordinamento nostro e quello di ATAC, niente, e quello di ATAC avessero un qualche punto migliore di contatto, cioè il nostro entra molto più nello specifico della sanità e quello di ATAC è un po' un manifesto per una società diversa, insomma, molto condivisibile e quindi in qualche modo bisognerebbe capire come questi due momenti possono andare in una piattaforma anche unitaria lì a Roma il 7 novembre. Ecco, questo un po', ora visto che si sente male, non voglio farla troppo lunga, e comunque quello che vorrei dire è che bisogna evitare che un manifesto che è molto bello, ma che ha pochi... quello di ATAC, diciamo ancora non sappiamo con quali gambe possa poi marciare, quindi chi sono gli interlocutori ulteriori, organizzazioni di massa come la CGIL e come tutti i sindacati di base e poi organizzazioni ambientaliste come Fridays for Future, che il 25 settembre, volevo ricordarlo, ha indetto lo sciopero mondiale contro i cambiamenti climatici, quindi probabilmente i ragazzi scenderanno di nuovo in piazza con tutte le precauzioni ovviamente del caso. Ecco, quindi il mio vuole essere solo un intervento per cercare di chiarire con ATAC alcuni aspetti del manifesto. Ho sentito che il 18 settembre c'è una nuova riunione e su questo magari, ecco, dovremmo alcuni nodi che secondo me sono presenti e andrebbero un attimino chiariti. Ecco, mi fermo qui perché mi rendo conto che se l'audio non va bene è inutile che io continui. Grazie, ho finito. Va bene, grazie Gino. Adesso Loretta, prego. No, non ci sono io, era per l'avevo detto solo a Marcello che c'ero per Roma, però adesso ecco. Non parlo. Grazie. Ah, ok. Niente, allora io non ho nessun altro, leggo da Michelino senza intervenire, non ho capito cosa vuol dire. Sì, scusate. Sì, Se si sente. Ah, ok. Se si sente, cioè, dico quello che volevo scrivere, insomma. Sì, ok. Dico semplicemente.
Cioè, noi ci eravamo lasciati con un questionario in cui poneva a tutte le varie associazioni di rispondere in merito alla manifestazione nazionale. No? Ora, a me sarebbe, piacerebbe sapere quanti questionari sono arrivati e le risposte che ci sono state. Ora, la risposta del Comitato Milanese l'avete già sentito da parte di Roberto prima. E, appunto, le cose dette da Roberto rispecchiano lo spiazzamento che c'è stato nella ripresa del dibattito, perché di fatto c'è una paura sul fatto di bucare, no, l'iniziativa. Tradotto poi è questo, perché la mobilitazione di quel comitato è una mobilitazione che c'è sempre stata in modo pieno e non si è mai tirata indietro su cercare di identificare il percorso, e in questo caso era la manifestazione nazionale. Quindi una risposta in questo senso, se ci sono stati i questionari inviati, e anche era stato detto che si sarebbero stati contattati i sindacati di base, cioè li definisco così, tutta la parte sindacale extraconfederale. Mi sembra che l'avesse fatto, cioè che si era assunto, mi sembra, non voglio dire una roba per un'altra, ma comunque il nome non me lo ricordo, ecco, è un compagno di Medicina Democratica, dei più di quelli più attivi, di quelli che di solito anche coordina. Scusate, ma io, siccome ho poco rapporto con questo criterio, con questo modo, no? Quindi non mi ricordo i nomi, chiedo scusa. Però da quel punto di vista lì, se quel passaggio lì era stato fatto, perché questo ci permette di non fare un passo indietro. Il passo indietro lo facciamo se non abbiamo avuto le risposte. In rapporto alle cose dette da Gino Carpentiere, credo, legate alla questione di ATA, di cui tutti riconosciamo il valore, eccetera, io credo che vadano tenute in conto quelle questioni del tipo di mobilitazione. Noi stiamo agendo su un terreno, sì, che di cui sarebbe interno anche a quella questione di ATA, ma io credo che noi oggi abbiamo la dignità, per quello che oggi Medicina, c'è il Comitato 32, questa mobilitazione e questa capacità di coordinamento, ha la dignità per poter mettere in piazza una forza adeguata a quei contenuti che esprime. Se dobbiamo fare una serie di passaggi per rispondere, per esempio al mio comitato, io l'avevo già posto l'altra volta, il fatto di trovare 2 o 3 posti, 4 posti in regione per iniziare qualche azione diretta sulla questione delle visite, insomma, che non vengono più fatte. Io credo che bisognerebbe cominciare a metterle in campo. Azioni dirette che vanno costruite in modo molto semplice, non si tratta di fare chissà quale iniziativa, si tratta di trovare un momento in cui uno aveva un appuntamento per la propria visita, quello se ne va lì insieme a tutto il coordinamento, a chi si porta lì, e nel momento in cui gli dicono di tornare a casa e gli viene dato l'appuntamento un mese dopo, quello si siede. Farà una serie di iniziative. No, veramente, lei è stato bravissimo. Non ho capito. Farà una serie di iniziative tali, chiamando i carabinieri, perché in questo caso chiamiamo i carabinieri perché vengono violati i diritti precisi. Se vengono fatti a Milano, come noi abbiamo pensato come azioni di fare, in un posto ha una valenza. Se vengono costruite contemporaneamente da 3 o 4 parti,
incomincia ad avere una risonanza diversa. E questo, secondo me, trascina un po', no? Trascina un po' anche la possibilità di iniziative, cioè di mobilitazione di carattere generale. Poi c'è tutta la questione della pertenzialità, perché della pertenzialità sulle cose che sono non, cioè che sono per capirci, mantenere i reparti Covid, appunto avere risposte su la possibilità, insomma, delle visite, come diciamo, cioè c'è questa pertenzialità, però dobbiamo trovare anche il modo di renderle concrete. Scusa, volevo scriverle, ma perché credo che, insomma, però le due risposte, no, in rapporto a quanto avevamo deciso, sarebbero da riportare collettivamente. Ho finito, scusate. Grazie. Allora, per rispondere a Michelino, volevo farvi vedere quello che risulta come risposte. Allora, risposte sono queste qui. Come potete vedere, non sono state tantissime. Diciamo, è bene che anche questa cosa, insomma, sia chiaramente fatta sapere un po', ecco, a tutto il comitato, anche per capire un po' che tipo di risposte poi dovremmo dare, appunto, anche per l'idea di fare una iniziativa meno, diciamo, più o meno importante a Roma. Va bene. Dunque, io ho in lista adesso Gina, prego. Buonasera a tutti, ciao. Parlavo di Marco Cardiroli prima, quando non identificavo il nome, scusate. Ah, ecco. Allora, io volevo entrare nel merito di quello che è stato chiesto, cioè la nostra la manifestazione del 7. Allora, io penso una cosa, la necessità di poter costruire un momento unitario a livello nazionale penso che sia molto importante. Giustamente diceva prima, mi sembra, Baracca, cioè cercare di lavorare perché ci sia un appuntamento unitario il più largo possibile, credo che sia un po' delle corde di tutti, visto anche perché questo sarebbe, voglio dire, risponderebbe un po' anche alla gravità di quello che è successo in questo paese, non soltanto a tutti i processi, al processo di privatizzazione, ma proprio con quello che è successo durante la questione del Covid. Ora però in parte a me mi convince anche quello che diceva Gino di Firenze, no? Nel senso che anche se noi dobbiamo, come dire, costruire questo appuntamento in maniera unitaria, è chiaro che sono due tipi di manifesti importanti, tutti e due, per gli argomenti che trattano, ma uno, essendo un manifesto che ha un carattere più generale, in qualche maniera importante per quello, per l'ambiente, perché poi l'ambiente è legato anche alla questione dei territori e in ultimo è legato anche alla questione della salute. Però è chiaro che il nostro manifesto mette al centro tutta la questione della sanità e lì ci sarebbe da riflettere un attimino tutti insieme se appunto non ci sarebbe il rischio che poi noi spostiamo il problema su un po' parlare un po' di tutto e poi non finire di centrare l'obiettivo che noi abbiamo, che sarebbe anche l'obiettivo, sì, di scendere in piazza e di fare una manifestazione più larga che possibile, ma poi tradurre in sintesi in questa manifestazione il lavoro che stiamo facendo. Cioè noi dobbiamo cercare di capire se all'interno di quel percorso che costruiamo, quel lavoro che abbiamo condotto, cioè i gruppi di lavoro, tutta l'attività che abbiamo svolto, che per cui sono nate delle proposte, delle analisi, delle possibilità, insomma, di dare delle risposte concrete a quello che è successo, di dare una svolta all'andazzo che ha preso in Italia la questione della sanità pubblica, in qualche maniera possa concretizzarsi appunto con questo obiettivo. Ora dico, noi abbiamo una parola d'ordine, che per me è la parola d'ordine che poi in qualche maniera, per quanto si possa dire, con tutte le differenze che possiamo avere su quel manifesto, anche sulle opinioni, però l'abbiamo tradotta nella salute è una merce,
la sanità non è un'azienda. Per me è la nostra parola d'ordine quella là, perché traduce in sintesi tutto quello che noi stiamo dicendo e facendo da mesi e mesi e mesi. È una parola forte, è una parola che in qualche maniera, io vi posso dire, è stata anche raccolta. Anche vedo che anche a livello locale sono state fatte una serie di iniziative, così è stata presa, è stata fatta propria, perché secondo me raccoglie appunto, fa la sintesi un po' di tutto quello che oggi rappresenta la sanità in questo paese. Per cui questa è la riflessione. Oltre il 7 è una data che io, il 7 novembre, ora uno potrebbe dire non è interessante per molti altri, ma ha anche una scadenza internazionale, perché è l'anniversario della rivoluzione d'ottobre, per cui insomma c'è una data che in qualche maniera potrebbe, come dire, non convogliare anche altre energie che in qualche maniera si potrebbero mobilitare o costruire iniziative, insomma, essere nei propri territori a fare iniziative legate proprio anche a questa scadenza. Per cui anche il 7 io è una data che non saprei se è proprio la più indicativa. Quindi questa è la prima riflessione che mi viene da fare. La seconda è che dovremo un attimino puntare su quella faccenda anche del 24 ottobre. Credo che sia interessante questa faccenda, che come coordinamento noi il 24 ottobre pensiamo se sui propri territori possiamo costruire in maniera però, come dire, nazionale, per quanto sia con la ricaduta locale, ognuno dove potrà, con le forze che ha e con le iniziative che discuterà nei propri ambiti organizzati, nei vari comitati, però ecco, dare un segnale, dire che e fare questo lavoro a livello nazionale, che potrebbe essere già la prima maniera di, come dire, far vedere come sta lavorando il coordinamento e soprattutto costruire intorno a queste iniziative, un po' stringere le fila, un po' su tutte quelle attività che molti di voi hanno già raccontato, che sono successe sia nel nord Italia sia nel centro Italia. Insomma, noi, Alberto ricordava che abbiamo fatto quell'iniziativa del 18, appunto cominciare a vedere se si stringono queste relazioni e questi rapporti che abbiamo costruito in funzione di questa benedetta manifestazione nazionale, che è importante, ma secondo me deve avere un pochino queste caratteristiche. E l'ultima cosa che volevo dire è, avete fatto nel, sono state proposte, è stato detto non facciamo una manifestazione che abbia delle parole d'ordine, non ci mettiamo tutto. Io sono d'accordo, perché quando poi all'interno delle manifestazioni si vogliono mettere 500 parole d'ordine, è chiaro che poi si finisce che non se ne persegue nessuna. Per cui bisogna anche studiare attentamente quali sono le parole d'ordine e gli obiettivi con cui noi vogliamo scendere in piazza, senza dimenticare, perché spesso lo dimentichiamo, che una cosa a cui noi non possiamo tralasciare è la questione delle assunzioni in sanità. Cioè, noi sappiamo che una parte della questione dello smantellamento e della privatizzazione ha avuto una ricaduta anche da un punto di vista delle assunzioni del personale. Io ho già detto altre volte, se in Italia mancano 37.000 infermiere, vuol dire che questo è un danno alla capacità che noi abbiamo di poter regalare un certo tipo di salute. Noi non possiamo pensare a una salute pubblica, a strutture che funzionano, se dentro non ci sono i lavoratori, se non ci sono i medici, gli infermieri, le OSS. Per cui la parola d'ordine e le assunzioni noi non ce la possiamo dimenticare, perché il Covid l'ha messo in evidenza anche questa faccenda, che mancava il personale. Insomma, questo è un punto per noi, credo che non possiamo tralasciare, che dobbiamo fare proprio nella nostra rivendicazione di quando scenderemo in piazza. L'ultima cosa, le manifestazioni, alcune scadenze che sono state indicate, tipo quella della funzione pubblica del 3 ottobre, io credo che noi dovremmo riflettere se partecipare in modo organizzato. Cioè dovremmo come coordinamento ragionare se è il caso che noi siamo presenti con il nostro striscione, con le nostre parole d'ordine, con il nostro manifesto che diffonderemo, perché sono scadenze importanti, in piazza ce li porta qualcun altro, però noi, come dire, in qualche maniera dobbiamo, come dire, rapportarci a tutte queste mobilitazioni e esserci in maniera organizzata. Per noi è importante, perché vuol dire fare un lavoro di propaganda, presentare il coordinamento, e far diffondere il nostro manifesto e insomma far vedere che ci siamo. Il coordinamento c'è, lavora, ha le idee, ha una base comune che ha messo insieme tutti gli altri coordinamenti, cioè che ha lanciato una parola d'ordine intorno al quale si sono coagulati e mossi oggi in Italia tutta una serie di coordinamenti, di comitati, e per noi è importante questa cosa rivendicarla, no?
e far vedere, capito, che laddove non c'era niente e comunque Medicina Democratica si è assunta le responsabilità per capacità e autorevolezza soprattutto e ha costruito un ambito oggi importante. Noi in questo ambito ci siamo perché pensiamo che sia un ambito che legittima tutta una serie di contenuti che ci siamo detti in questi mesi e questi contenuti, insomma, cioè dobbiamo tenere belli stretti, portarli in alto, che non vuol dire non puntare all'unità e non cercare di fare le cose insieme agli altri, ma vuol dire di fare un lavoro che non finisce di essere annacquato, poi finisce che ci abbiamo tutti all'incontro di tutto e poi in qualche maniera, non credo, per la mia idea, poi può darsi che mi sbaglio, che alla fine facciamo un buon servizio proprio invece all'obiettivo che ci siamo dati, quello di perseguire in maniera forte, decisa e consapevole la nostra parola d'ordine. Ho già detto che la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda, che si deve tradurre appunto in tutto quello che noi abbiamo cercato di dire nel manifesto e nell'attività che stiamo svolgendo a livello nazionale come coordinamento. Grazie. Dunque, io non ho più nessuno in coda. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire. Allora, se posso io. Prego, prego, prego Paolo. Perdonatemi, io chiedo scusa innanzitutto, sono arrivato tardi per motivi che non vi racconto. Comunque, volevo, in effetti ribadire che dobbiamo sicuramente mantenere questa indicazione di fare delle manifestazioni locali per il 24, insomma, ci sono tanti argomenti per farli a livello locale e poi lanciare la manifestazione nazionale insieme quanto più unitaria possibile. Però, come diceva giustamente Michelino, mi sembra, è importante che noi puntiamo molto una vertenzialità evidente, cioè delle parole d'ordine che siano immediatamente percepibili, oltre al manifesto generale, e che abbiano la capacità di mobilità. Per quanto riguarda le questioni locali, io penso che sia importante fare il discorso contro il federalismo, il regionalismo differenziato, insomma, quest'altro pericolo che puntualmente ci viene posto avanti, se non sbaglio, proprio dal presidente dell'Emilia Romagna, come addirittura come capofila di questo tipo di programma all'interno di questo governo che tiene tanti guai, e voglio dire, sarebbe proprio opportuno che invece non accelerasse proprio su questo elemento disgregativo, regressivo proprio del livello di civiltà di questo paese. E niente, questo volevo dire, non visto, cioè ci sono, dobbiamo tenere alta l'attenzione perché abbiamo avuto un momento di grande attenzione, se non e di grande partecipazione, se non diamo delle indicazioni e una linea, diciamo, strategica, probabilmente tutta questa attenzione e questo interesse lo vedremo scemare piano piano, quindi neanche dilatare troppo i tempi. Quindi il fatto di fare due scadenze, una locale e un'altra nazionale, secondo me va bene, va costruita per bene in tutte le realtà. Questo volevo dire semplicemente. Grazie. Antonella De Pasquale, prego. Io volevo richiamare una cosa che ha detto all'inizio Marco Caldiroli e che non è stata trattata, e cioè la questione dei gruppi di lavoro, se proseguire con i gruppi di lavoro, eccetera.
Chiaramente la questione della manifestazione è importante, ma io credo che i gruppi di lavoro siano anche una maniera per sensibilizzare e far partecipare pubblicizzando le più persone, e anche eventualmente per costruire delle vertenze specifiche, magari nel territorio o su argomenti specifici, che possono portare anche a coinvolgere ai fini della manifestazione. Per cui, ecco, volevo sollecitare a vedere se abbiamo la forza di continuare con questa cosa dei gruppi di lavoro, con la quale, che è una delle tante cose che dovremmo fare, oltre a una controinformazione, una presenza comunque anche a iniziative di altri, eccetera, eccetera, in tutto questo periodo che ci separa dalla manifestazione. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego, Carlo. Io volevo sottolineare due cose. Uno è che secondo me bisogna focalizzare bene. Uno è la ripresa del Covid. E quindi le ricadute che poi ci sono sui luoghi di lavoro, sull'economia, e l'altro aspetto è la scuola, la ripresa della scuola con tutti gli annessi e connessi. Riuscire a volgarizzare le cose che abbiamo messo nel manifesto deve essere un lavoro che facciamo da qui. Va bene il 7 novembre come scadenza per fare una manifestazione nazionale, anche se io sono convinto che una manifestazione nazionale riesce se viene preparata collettivamente da molti e non calata dall'alto, come mi sembra che per alcuni versi sia questa data del 7. Pur essendo abbastanza informato, questa data del 7, per esempio, è una data che mi scende un po' dall'alto. Comunque, è necessario cercare di unire quanto più è possibile le energie che sono state messe in campo fino adesso, e sono anche state il catalizzatore della situazione e dell'opposizione alla disinformazione che veniva avanti man mano che cresceva la pandemia nel nostro paese, e anche all'attacco che c'è alle libertà sindacali e democratiche, che in modo strisciante sta venendo avanti, l'impossibilità di fare riunioni, di fare manifestazioni, se non condizionate da tutta una serie di complicanze, che non vuol dire che bisogna sottovalutare l'aspetto della diffusione del Covid, visto che tra l'altro io sono uno di quelli che c'è passato, diciamo, sono però cose che bisogna tenere molto presenti anche nella preparazione di queste manifestazioni. Ripeto, manifestazione nazionale unitaria va bene, vediamo che cosa si riesce a mettere in piedi a livello locale, ai vari livelli locali, in preparazione della manifestazione, per far crescere. Se poi c'è questa iniziativa che viene fatta dallo sciopero mondiale di Fridays for Future, vediamo come riusciamo anche su quella sponda a trovare un momento di collegamento, perché è importante. Ok, grazie. Sì, prego, Lino Anelli. Buongiorno, mi sentite? Sì. Scusate il ritardo, mi sono collegato da poco perché arrivo da una riunione a Piacenza, in un incontro con gli operatori gli operatori sanitari della rete ospedaliera,
per un confronto sulla piattaforma che come coordinamento piacentino stiamo cominciando a portare avanti. Non ho sentito quindi la relazione, non ho ben capito se non dagli ultimi interventi questa questione della manifestazione nazionale, che mi pare importante, però concordo con quello che ho sentito da alcuni sul fatto che l'amministrazione deve essere, tra virgolette, traguardata anche come obiettivo del rafforzamento, comunque del consolidamento di una rete locale, della presenza di piattaforme, di iniziative sul discorso della sanità. E quindi l'amministrazione può diventare un traguardo che promuove anche un coordinamento più generale tra tutte le realtà in movimento, da preparare però appunto con dei percorsi da studiare partendo dal livello locale. Noi come Piacenza abbiamo in programma un'iniziativa pubblica, un'assemblea, dopo aver fatto l'incontro con i sindacati, dopo aver chiesto e non ottenuto l'incontro con la commissione socio, con la commissione sociosanitaria provinciale rispetto al riordino del sistema ospedaliero e della medicina territoriale in provincia. E quindi già quella noi potremmo traguardarla come percorso che dal livello locale comincia a dare senso, a prospettare anche questa iniziativa nazionale come momento, diciamo, di unificazione attorno a degli obiettivi che ovviamente poi interferiscono e sostengono anche l'iniziativa che a livello locale dalle varie parti si può fare. Oltretutto, noi avevamo fatto come comitato dell'Emilia Romagna un paio di incontri prima delle vacanze e avevamo prospettato se possibile di fare un coordinamento dopo il referendum, intorno a fine mese praticamente, per cominciare anche a vedere come mettere in rete gli obiettivi che a livello regionale è possibile fare. Il Forum per la Salute dell'Emilia Romagna ha lanciato poi questa petizione, questa iniziativa contro l'autonomia differenziata che si dovrebbe fare anche questa a settembre, e anche questo è un pezzo del percorso che a mio parere potrebbe essere seguito. Io purtroppo questo percorso sull'autonomia differenziata non l'ho seguito molto per una serie di problemi, ho visto recentemente le email, ma anche questo può rientrare nel percorso per preparare questa manifestazione nazionale. Però concordo sulle cose dette da alcuni, ossia l'obiettivo dell'amministrazione nazionale ha senso, acquista più senso, se diventa anche un elemento di unificazione e di lavoro, di unificazione di tutte quelle esperienze, di tutta quella vertenzialità locale e territoriale che siamo in grado di mettere in piedi, perché poi è nel collegare il discorso generale che noi facciamo quando parliamo della merce, la salute non è una merce, eccetera, nel collegare questo discorso ai bisogni laddove concretamente questi si manifestano e nelle forme in cui questi si manifestano, quindi sia per quanto riguarda la rete ospedaliera, sia per quanto riguarda la medicina territoriale, sia per quanto riguarda tutte le questioni legate al contagio di ritorno, eccetera, nei luoghi di lavoro, nelle scuole come nei territori, diventano poi pezzi che si riconoscono e si riconducono alla manifestazione nazionale come elemento di rilancio di tutto questo. Quindi scusate il ritardo, ma sono arrivato tardi, quindi non ho seguito bene tutto il dibattito. Magari ho parlato un po' anche fuori dagli elementi che sono stati discussi, però era per fare un po' anche il punto su quello che stiamo facendo a Piacenza. Sì, grazie. Allora, sì, all'inizio infatti avevo anch'io sottolineato alcuni aspetti relativi ai gruppi di lavoro, facevo proprio riferimento a quello che era stato fatto sia a Lodi che a Piacenza e anche all'ultima riunione, appunto, come ho detto all'inizio, in cui si diceva appunto di voler fare questa iniziativa a livello regionale dell'Emilia Romagna per quanto riguarda la questione appunto del regionalismo differenziato. È chiaro che in quella riunione non si erano fatte esplicite delle date, perché il tutto era ancora in divenire. Noi abbiamo parlato al nostro interno anche per quanto riguarda appunto l'eventualità di fare questa
ulteriore iniziativa preventiva, quella del 7, che però noi la pensavamo più che altro a livello locale, perché poi tra l'altro non tutti potranno andare a Roma per questioni, uno, logistiche, due, due sanitarie, molto probabilmente, per cui bisognerà anche considerare questo aspetto, e fare delle iniziative lo stesso giorno a livello territoriale può essere effettivamente un buon metodo per tenere, diciamo, dal punto di vista informativo tutta la questione, e poi cercare magari di far partecipare magari anche più persone che a Roma non verrebbero, insomma. Allora, io non ho più nessuno in lista. C'è qualcun altro che vuole? Posso? Prego. Mi sono trattenuto perché già altri due da Milano avevano parlato. Io sono del Comitato della Sanità Pubblica del Sud-Ovest Milano, ma mi sento in dovere di riportare, di sottolineare alcuni aspetti. Sono contento di aver sentito le ultime parole di, scusa, non so come ti chiami, che hai appena parlato. Ah, io, Antonio. Che ha ipotizzato la realizzazione in contemporanea di una manifestazione nazionale e di diverse manifestazioni locali che possano essere supportate da iniziative con un'ottica anche più così, che veda l'intervento delle persone nei vari quartieri di quelli che non possono andare a Roma. Ma direi che dietro questi aspetti però ci sono soprattutto degli aspetti politici. Mi sembra di poter sintetizzare così. Queste manifestazioni nazionali, che probabilmente anche quelli locali, saranno delle manifestazioni di militanti, delle manifestazioni con un contenuto sostanzialmente politico. Non saranno delle manifestazioni di massa. Non saranno delle manifestazioni nelle quali la gente comune si possa sentire mobilitata e vedendo degli obiettivi immediati da conquistare attraverso queste manifestazioni. Queste manifestazioni servono soprattutto, sono per carità importanti, soprattutto se hanno una dimensione unitaria, cioè se vedono una adesione della più larga numero di etichette, di persone, di schieramenti e di firme possibili. Ma questo perché hanno un significato politico. Quello che manca a queste manifestazioni è la connessione con le iniziative delle persone più normali. Qui vorrei esplicitare quello che diceva prima Michelino in maniera un pochettino diversa, perché la penso in maniera un pochettino diversa. Cioè, secondo me, abbiamo la necessità di ripartire con iniziative che abbiano la possibilità di coinvolgere tutte le persone che hanno bisogno della sanità pubblica. Queste cose le dobbiamo fare, certo, avendo in mente quello che la sanità pubblica deve diventare, e con ciò un omaggio a tutto il lavoro di ricerca intellettuale e di sforzo di analisi che fa Medicina Democratica e che fanno tutti gli altri organismi che girano intorno, perché capire che è possibile una sanità diversa è fondamentale, altrimenti non servirebbero a niente degli sforzi parziali. Ma queste cose devono camminare sui bisogni concreti della gente. Secondo me, uno degli elementi, l'elemento fondamentale che può costituire questo elemento di unità e di visione unitaria che dovrebbe, mi auguro, possa vedere tutti quanti noi mobilitati a livello nazionale, è la questione delle liste di attesa. Perché queste toccano tutti e sono l'elemento che rimane a seguito del Covid e a seguito della gestione privatistica della sanità, sono le cose che toccano più da vicino le persone.
su questo terreno, però noi abbiamo ancora dei grossi passi avanti da fare. Cioè noi ancora oggi lasciamo su questo terreno le singole persone da sole di fronte agli sportelli, di fronte alla sanità pubblica. Quello che ipotizzava prima Michelino, cioè che una persona, magari assieme a due o tre di noi, vada allo sportello e faccia casino, chiami i carabinieri, secondo me è assurdo. Significa ancora una volta lasciare le persone da sole. Noi dobbiamo pensare ad una organizzazione che consenta alle persone di non essere più sole di fronte alla burocrazia e agli sportelli. Io non so come chiamarla questa organizzazione. So potrebbe chiamarsi sindacato della salute, chiamiamola comitato per la salute, chiamiamola come cazzo volete. Ma se noi lasciamo che le persone ancora restino da sole di fronte allo strapotere della burocrazia, noi perdiamo. Abbiamo bisogno di organizzare qualcosa, per uno sportello che si diffonda in tutte le città, in tutti gli ospedali, nel quale dobbiamo mettere dentro capacità legali, capacità sindacali, capacità per cui la persona che non si trovi più sola a lottare contro questa cosa. O le nostre le intelligenze che non mancano in medicina democratica e nella sinistra riescano a partorire qualcosa su questo terreno, o altrimenti noi, pur dicendo delle cose bellissime, pur dicendo delle cose giustissime, rimarremo i quattro pirla che dicono delle cose giuste, sperando magari di dirle insieme a tanti della sinistra, sperando di isolare coloro che parlano e remano contro, sperando di fare tutte queste cose sul piano politico, ma se non scendiamo su questo terreno di lotta che unifica 58 milioni di italiani, noi abbiamo perso. Grazie. Chi vuole intervenire adesso? Paolo, prego. Ma niente, a proposito dell'ultimo intervento, volevo ricordare che 2 anni fa facemmo nel corso di uno sciopero generale dei sindacati di base dell'USB, facemmo lo sciopero alla rovescia, in particolare per quanto riguarda i ticket e le liste d'attesa. Sostanzialmente gli operatori che aderirono fecero le visite senza chiaramente far pagare il ticket. Però questo, diciamo, fu una cosa che ebbe un bel impatto, perché mobilitammo i disoccupati organizzati, i sindacati, l'USB e qualche centro sociale. Avemmo una sorta di piccola reazione repressiva, ma niente di importante. Il problema fu questo, è che sostanzialmente questa azione noi speravamo si diffondesse, perché poteva essere, ecco, il modo di ribaltare la situazione. Comunque, se avesse avuto un grosso successo in tutti gli ospedali, ma avrebbe avuto sicuramente un impatto, diciamo, politico diverso. Invece fu una cosa bella, ma insomma limitata. Dovremmo pensare a cose di questo tipo, che, diciamo, hanno un valore molto conflittuale e diretto, e che coinvolgono i lavoratori degli ospedali e delle strutture sanitarie e il pubblico, perché questa fu l'idea. E onestamente, non avessimo, voglio dire, una presenza appunto delle organizzazioni dei lavoratori anche in questo dibattito che stiamo facendo, probabilmente potremmo progettare qualcosa di questo ed avere... Perché la debolezza è proprio questa, cioè queste parole d'ordine che non riescono ad attraversare, e anche, diciamo, le forme di lotta. Forme di lotta bisogna, tu non chiami i carabinieri, perché i carabinieri che viene là e dice poi alla fine, vabbè,
c'hai ragione, però mettiti in fila e aspetta, non è che ti risolva la situazione. E il discorso è aprire il conflitto proprio nelle contraddizioni interne della struttura coinvolgendo i lavoratori, cosa che non è facile e cosa che purtroppo vedo che è ancora più difficile nonostante tutti i dibattiti che abbiamo aperto. Il coinvolgimento iniziale di ispezione di sindacato più o meno addirittura della funzione pubblica CGL, però io vedo che poi di fatto non partecipano a queste cose, perché queste cose qui, questi elementi pure di divertenzialità dovremmo farli insieme a loro. Con questo non voglio deprimere nessuno, però credo che quella era un'indicazione giusta e che dovremmo in qualche modo pensare di riproporla. Quel tipo di approccio, cioè unire gli utenti e i lavoratori interni alle strutture sanitarie. Questo è tutto. Va bene, grazie. Carmina, prego. Scusate, mi sentite? Sì. Mi sentite? Parlo a voce bassa che c'è un mio nipotino che dorme a fianco. Allora, io volevo sottolineare questo aspetto. La discussione di stasera, che sento piuttosto, come dire, non vorrei usare il termine un po' rassegnata, comunque non con quei toni forti e importanti con cui abbiamo esordito e sulla base della quale è stato fatto un lavoro enorme, enorme di elaborazione, di puntualizzazione, di ricerca, qualcosa di davvero veramente straordinario. Ecco, io ripartirei da qua, cioè il coordinamento, tutte le associazioni che si sono messe al lavoro per pensare ad un'altra sanità, ad un'altra sanità che sia la risposta al disastro che c'è stato. Ed è stato fatto un lavoro straordinario. Adesso siamo come, non so, come impaniati, come, non so come dire, come se avessimo i piedi nelle sabbie mobili. Allora io direi di ripartire proprio da qua e di renderci conto che stiamo continuando a vivere un momento pazzesco, spaventoso, spaventoso, quale io in quasi 70 anni di vita, perché fra 4 mesi compirò 70 anni, non ho mai vissuto, eppure io sono una che viene dal 68-69, perché avevo 17 anni, ho vissuto le epoche più terribili, le stragi, il terrorismo di Stato, di tutto di più. Beh, quello che stiamo vivendo adesso è davvero fuori da ogni immaginazione. Ripartiamo da qua. Come coordinamento noi siamo in grado di rilanciare, tenendo conto del fatto che onestamente non sappiamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Io dico solo una cosa, ho un problema da definire di artrite, artrosi, non si capisce bene. Io oggi ho chiamato, parlo delle cose proprio concrete e materiali, la reumatologa che mi sta seguendo, persona notevolissima, bravissima, la quale mi risponde. Purtroppo, guardi, non so se la posso visitare in clinica perché è dirigente di un reparto in una clinica privata quotata a Cagliari, perché la clinica è di nuovo blindata per il Covid-19. È di nuovo blindata. Non so se la posso visitare in clinica. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che è riesploso tutto. Eppure la Sardegna, che è stata indicata quasi come, che posso dire, responsabile di chissà che, la Sardegna, bene o male, tutto sommato, ne è uscita bene. Il problema è che non appena si sono riaperte, dico io, le frontiere, il giusto andirivieni auspicato da tutti, perché qua stanno morendo di fame, fra un po' si sparano tutti perché stiamo alla disperazione, appena si sono riaperte le frontiere, tra virgolette, e c'è stato il disastro, la gente che è andata fuori, che è tornata, o quelli che sono semplicemente venuti e si sono portati appresso il Covid. Io voglio veramente spararla perché sono indignata da personaggi come Briatore che hanno
detto le cose più turpi, più intollerabili, hanno fatto un danno immane. Il locale di Briatore c'ha 70 dipendenti col Covid, cioè hanno fatto una cosa ignobile alla faccia della salute di tutti. Allora ripartiamo da quello che noi abbiamo già costruito, già scritto, già tutto scritto. Dicendo che cosa? Che il 7 novembre si faccia o non si faccia la manifestazione pubblica, fisica, perché onestamente se una dottoressa mi dice non ti posso visitare in clinica perché è di nuovo tutto blindato, ma ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo? Ci rendiamo conto che siamo di nuovo a rischio blindatura per tutti? E allora questo è il momento di rilanciare, tenendo conto del 7 novembre. Se si può fare la manifestazione, ma se non si può fare, va rilanciato con forza il messaggio che abbiamo già scritto, che avete già scritto. Io mi sono semplicemente limitata, come dire, a prenderne atto. Ho fatto qualche intervento, ma niente di più. Rilanciamo da lì, ponendo l'urgenza inderogabile e indilazionabile della riforma sanitaria. Speranza e Company devono rispondere alla manifestazione del 4 di luglio, che io ho vissuto non fisicamente direttamente, ma l'ho vissuta attraverso di voi, sapendo che razza di difficoltà ci sono state. Devono rispondere, perché se si riapre, ahimè, la spirale infernale delle infezioni, ma come facciamo? Forse così siamo riusciti a sopravvivere quelli che sono sopravvissuti, perché abbiamo 40.000 morti. Io non ho perso il conto finale. I morti si stanno di nuovo moltiplicando. Se si riapre questa spirale, siamo fregati. E allora questo è il momento di chiedere risposte concrete, agganciandoci, e secondo me si può fare, alla riapertura del fronte sulla salvezza dell'ambiente, perché sono due cose strettamente intrecciate, come ben ha nella sua storia vissuta Medicina Democratica e tante altre associazioni. La salute dell'uomo e la salute dell'ambiente sono intrecciate in maniera indissolubile. Questo è il momento di rilanciare. Si farà la manifestazione del 7, teniamola come obiettivo, se l'avete deciso, teniamola come obiettivo, ma non è che nel frattempo non facciamo nulla, rilanciamo chiedendo risposte, perché se non si risponde subito con provvedimenti che riaprano, come si dice, si riaprano i cordoni della borsa per la sanità pubblica, altrimenti siamo fregati. Io sono indignata a sentire i resoconti del fatto che il buon Berlusconi, bontà sua, che è positivo, però sta bene, la figlia, il figlio, ma dove se lo sono andati a beccare? Se lo sono portati in giro? Però loro c'hanno il San Raffaele, c'è il medico personale. Quando io sento servizi interi in cui viene intervistato il medico personale di Silvio Berlusconi, che è tranquillo se non schiatta. Dio mio, per carità, non auguro la morte a nessuno, però... Quanta gente si può permettere il lusso di dire io c'ho il medico personale? Oh, ma stiamo scherzando davvero. Noi ci dobbiamo indignare, riprendiamo tutto il vigore della nostra forza, della nostra storia, della storia di tutti quanti voi e di tutte le associazioni che fanno parte di questo coordinamento per indignarci. È intollerabile che si sprechino servizi su servizi per dire Berlusconi sta bene, non sta bene, sta qui, sta là, Briatore. Ma stiamo scherzando. Ci sono centinaia di nuovo e centinaia di persone infette. Hanno riaperto, purtroppo, hanno riattivato i servizi i reparti di terapia intensiva. Sono pochi, sono due, sono tre. Sappiamo benissimo che un infetto, un malato si trascina presso oltre 100 persone. Sono stati fatti i calcoli, non c'è niente da fare. Guardate, noi stiamo tentando in tutti i modi di proteggerci e di proteggere gli altri. Mascherine e quant'altro. Ma se lo faccio io, lo fa mia nipote, mia figlia, che ne so, mia cugina, mia zia, quello che è, e tutti gli altri se ne infischiano, anzi se ne vantano, non abbiamo risolto nulla. Quindi io dico, riprendiamo tutto il vigore della nostra battaglia, rilanciando subito, senza stare troppo a tergiversare. Il momento è questo. Subito la riforma sanitaria, perché dopo non ci sarà un dopo. Non ce ne sarà un dopo. Non ci saranno. Quanti Berlusconi ci sono che possono vantare di potersi far ricoverare o seguire a casa propria dal primario tal dei tali? Ma stiamo scherzando davvero? Ci sono milioni di persone a rischio. Prendiamone atto. Io stessa,
all'inizio, a gennaio, avevo sottovalutato il coronavirus, lo avevo sottovalutato. Giuro, pensavo fosse una brutta forma di influenzale e non è così. Quello è un virus che sta, gira, continua a girare e fino a che non trovano un rimedio continuerà a girare. Quindi prendiamo tutto il vigore di tutte le nostre battaglie, ma soprattutto di quello che è già stato scritto ed elaborato, rilanciando. Come diceva, non mi ricordo il nome, lo slogan è fantastico, la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda. Ripartiamo da lì, con grande forza, con grande vigore. Scusate. Grazie. Sì, sì, no, anch'io sono d'accordo con diverse cose che hai detto. Certo, i reparti purtroppo stanno riaprendo anche qui da noi, per cui so benissimo quello che sta succedendo. Non è detto in effetti che il 7 di novembre si possa fare qualcosa di fisico, però è importante in ogni caso quelle date, io sono d'accordo su questa cosa, comunque mantenerle. Magari si può inventare qualcos'altro nel caso più estremo, ma quelle date secondo me devono essere mantenute. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se no, andrei verso le conclusioni. Pronto? Andrea Viani, prego. Senti Antonio? Senti, no, volevo dire una cosa solo rispetto a quanto è stato detto sui rapporti. Prego, sente prego. Niente? No, prego, vai. Ah, ecco. E per quanto riguarda i gruppi, si è riparlato di rilanciare i gruppi di lavoro. Potremmo invitare ATAC a far parte dei gruppi di lavoro, magari a prenderne anche altri, visto le loro alte competenze, proprio per evitare che, come è stato detto anche da altri, che questo bel manifesto che loro hanno costruito rimanga così un bel manifesto, però magari Medicina Democratica e sindacati di base e tutti quelli che fanno parte di questo coordinamento possono insieme ad ATAC dare gambe, perché nelle manifestazioni o, come diceva Carmina, chiedere conto anche al governo, ai ministri, eccetera, su come spendere i soldi del Next Generation EU. Credo che noi abbiamo molto da dire per evitare che si faccia il ponte sullo stretto di Messina, che ogni tanto risalta fuori, chissà perché, con i soldi che invece devono essere spesi per un'economia davvero verde, non verde sulla carta. Quindi per la società della cura, perché lo slogan mi piace molto. E allora, insomma, credo che con ATAC bisogna riprendere un po' di contatti per evitare che questi due manifesti confluiscano solo in una manifestazione, ma non riescano a creare dei punti davvero comuni di cose concrete, come è stato ben detto, sulle quali battersi, insomma. Quindi una sanità davvero pubblica, un ambiente sano che non faccia ammalare le persone, eccetera, eccetera. Insomma, su questo di contenuti ce ne sono iosa. Quindi, ecco, direi rilanciamo anche una proposta ad ATAC su questi aspetti, insomma. Non basta aderire noi a un manifesto scritto sostanzialmente da loro, ma appunto facciamo qualcosa nei termini di cui parlava Carmina e altri, insomma, in modo da andare dal ministro Costa, dal ministro Speranza, dalla ministra del lavoro e dire: noi abbiamo queste proposte e ci dovete una risposta, insomma. Ecco, quindi questo volevo aggiungere al mio precedente intervento, questi aspetti. Grazie. Andrea Viani, prego.
ma volevo riprendere la questione dei gruppi di lavoro, a partire però da una considerazione di inquadramento un po' più generale. Noi diciamo appunto che la salute non è una merce. In realtà però la sanità ha una specifica forma di merce, ovvero una specifica articolazione della forma di merce, che noi dobbiamo considerare, perché se non la consideriamo rischiamo di fare, se va bene, delle iniziative o di carattere culturale o di carattere difensivo particolare. Mi spiego. La forma che la sanità, forma merce che la sanità assume ha tre livelli. Quello nazionale, ovvero le determinazioni di legge nazionali che regolano la materia in generale. A quella regionale, che corrisponde all'autonomia operativa che le regioni hanno sulla materia della sanità, e infine quella territoriale, che corrisponde all'applicazione, quindi ha una certa, tra virgolette, autonomia operativa, attuativa degli indirizzi di carattere regionale. Quindi se noi facciamo una battaglia contro la forma merce, sanità, dobbiamo riuscire ad operare a questi tre livelli. E in effetti, se guardiamo il lavoro fatto dai gruppi di lavoro, in qualche misura, e non solo in qualche misura, questi tre livelli sono stati sviscerati, aggrediti, sviluppati, magari su alcuni temi particolari, ma poi anche in termini generali. Per esempio, il discorso della proposta di legge di iniziativa popolare inevitabilmente fa i conti col livello nazionale. Un discorso sulla questione, le questioni dell'integrazione tra ospedale e medicina territoriale, medicina generale, questioni su cui abbiamo discusso, abbiamo ragionato, ha immediatamente impatto a livello regionale. E un discorso operativo sulle case della salute e sulla loro attuazione concreta ha un impatto a livello territoriale immediato. Tra l'altro, dentro a ciascuno di questi livelli possono essere individuate delle contraddizioni, delle possibilità di scontro, di lotta, di rivendicazione molto concreti. Va da sé, il livello più concreto che c'è è quello territoriale, perché lì, come qualcuno diceva in diversi interventi, si fanno i conti con i bisogni immediati. Però, per l'appunto, se noi riusciamo a sviluppare un'azione che per davvero pone la questione della negazione della forma merce nei livelli reali in cui si pone, e cerchiamo di farlo in modo tale che le azioni dei tre livelli, quello nazionale, quello regionale, quello territoriale e locale, si collegano assieme sia operativamente con forme rivendicative, sia appunto culturalmente, e ovviamente facciamo un lavoro organico. Il rischio è invece che ci limitiamo a fare alcune cose, alcuni si limitano a fare un'azione di carattere generale a livello nazionale, altri si focalizzano sugli aspetti regionali e altri ancora si focalizzano sugli aspetti territoriali. Dovremmo cioè strutturare, secondo me, i gruppi di lavoro in modo tale che queste diverse attività o queste diverse ricerche, queste diverse produzioni che abbiamo realizzato si strutturino e divengano strumenti per la costruzione di un percorso emergenziale. Bisogna tener conto, tra l'altro, che se è vero che il coronavirus ha fatto esplodere il problema, è altrettanto vero che il problema non si risolve dalla mattina alla sera. Non è che possiamo pensare che il livello nazionale lo affrontiamo se presentiamo la proposta di legge di iniziativa popolare. Sappiamo bene che una cosa di questo genere rischia di impantanarsi nel lungo periodo. Quindi tutto il lavoro ai tre livelli andrebbe
ordinato in modo tale da svilupparsi complessivamente. Non è facile, gli strumenti, almeno dal punto di vista della progettazione, ci sono, alcuni lavori li abbiamo fatti, secondo me bisogna continuare su questa strada qua. Riguardo al rapporto con ATAC, eccetera, credo che bisogna da un lato avere come priorità l'idea dell'unificazione, perché purtroppo la frammentazione anche di iniziative è quel che caratterizza la fase attuale e non solo attuale. Per cui l'unificazione, mettere assieme diverse sensibilità, eccetera, è fondamentale, è importante. È anche importante però riempirli di contenuti. Per esempio, appunto, l'ultimo intervento diceva: vediamo di coinvolgere ATAC e le altre organizzazioni in un processo analogo a quello che stiamo sviluppando noi. Perché tra l'altro, appunto, la condizione di salute è la condizione di esistenza. Cioè, la salute c'è se l'esistenza è compiuta e si svolge in modo complessivo, non solo sulla non malattia o la non sofferenza, ma sul benessere complessivo. Quindi l'idea, tutto sommato, di ATAC è condivisibile ed è coniugabile col lavoro che stiamo facendo noi. Non si può pensare che tutto questo si sviluppi omogeneamente e automaticamente. Tra l'altro, in passato c'era qualcuno che questo impianto, questa impostazione l'aveva. Erano le organizzazioni sindacali degli anni, fine anni 60, a primi anni 70, le organizzazioni sindacali dei consigli di fabbrica, dei consigli di zona, eccetera, eccetera. Quella cultura è scomparsa nel sindacato e però si impone da sé, perché è per l'appunto la forma merce di tutte le nostre condizioni, perché non c'è solo la salute che non è una merce, c'è anche la casa che non dovrebbe essere una merce, c'è anche il cibo che non dovrebbe essere una merce e così via, insomma. Cioè la condizione merce è una condizione generale. Tutto sommato, per la proposta di ATAC, eccetera, dal punto di vista teorico assolutamente condivisibile. Gli possiamo dare un contributo e al tempo stesso chiedere che loro ne diano uno a noi. Quindi, niente, io penso che dobbiamo riprendere i gruppi di lavoro e cercare di orientare questi gruppi di lavoro verso una capacità operativa che per davvero ci fa affermare lo slogan che la salute non è una merce. Finito. Grazie. Allora, adesso ho Michele Michelino e poi Loretta Mussi. Allora, Michele Michelino, prego. Mi sentite? Pronto? Sì. Ah. Io è la prima volta che partecipo a questo gruppo, però noi, come Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro nel territorio, ci battiamo sul problema della salute più in generale. Voglio ricordare due cose, perché sono anche esperienze che voglio portare da condividere, perché è anche importante conoscere altre realtà come si stanno muovendo. Noi il 30 giugno del 2020 abbiamo fatto un'assemblea a Sesto San Giovanni, tra l'altro molto partecipata nonostante il periodo del Covid, in una scuola, quindi all'aperto, in un giardino di una scuola, dove sono intervenuti il dottor Bai, che tutti conoscete voi, Edoardo Bai, ed è intervenuto, sono intervenuti alcuni medici di madre e un medico che ha lavorato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il problema era proprio di partire dalla riflessione del Covid, cosa aveva significato per tutte le altre patologie, non solo per il Covid, ma per tutte le altre patologie, con i servizi sanitari che lavoravano solo per il Covid. Noi, una cosa che abbiamo verificato, abbiamo costituito dopo questa assemblea una rete per la salute, che è composta da diverse persone, naturalmente l'abbiamo fatta a Sesto San Giovanni, e adesso stiamo contattando anche le zone limitrofe, perché questo problema riguarda un po' tutti. Perché noi abbiamo visto che ci sono due livelli. Uno sono le
il livello, diciamo, del Servizio Sanitario Nazionale, che sono battaglie che bisogna fare a livello nazionale. Poi ci sono anche però una serie di questioni che sono a livello locale, già venuto fuori dal dibattito il problema delle code agli sportelli, il problema della chiusura di alcuni servizi. Noi avevamo già ipotizzato allora una richiesta fatta anche al sindaco di Sesto San Giovanni su ripristinare i medici di base, il sindaco è il primo responsabile della salute dei cittadini. Lo dicevamo anche in vista della scuola, questo adesso l'hanno fatto, ma noi l'avevamo fatto già subito dopo, i primi di luglio, dicendo che bisognerebbe ripristinare il medico scolastico, perché adesso quando i bambini tornano a scuola questo sarà un problema grave, e siccome il sindaco è il primo responsabile della salute, noi ti chiediamo di fare questa roba, perché tu comunque come sindaco sei titolato per intervenire e hai la responsabilità. L'altra questione che noi abbiamo chiesto, avevano chiuso alcuni centri, da noi a Sesto avevano chiuso alcuni centri prelievi perché ormai non si facevano più, perché c'era il discorso del Covid, abbiamo chiesto comunque di riaprirli, abbiamo chiesto anche il potenziamento di alcuni servizi sanitari, perché questo è di competenza dell'ATS locale e quindi su questo si poteva, e su questo noi abbiamo anche raccolto delle firme e continueremo a raccoglierle. Naturalmente questi sono obiettivi locali, che entrano però più nel discorso generale contro la privatizzazione della salute, quindi c'è un discorso più articolato da fare che riguarda l'attività dei medici, eccetera. Una delle cose che noi pensavamo, a Sesto San Giovanni c'erano tutte le grandi fabbriche, vengono fuori adesso in questo periodo un sacco di malattie derivate proprio dall'inquinamento industriale che c'è stato in questa città. E la cosa grave è, per esempio, che tutti i medici, negli anni 70 si faceva, oggi non più, ma un medico che ha dei lavoratori, dei pazienti, chiamiamoli così, che hanno lavorato in fabbriche, che hanno una serie di malattie derivanti comunque, che possono derivare dal lavoro, la cosa grave è che questi non fanno più le denunce come facevano una volta. Una volta la prevenzione era che i medici, questo negli anni 70 con gli SMAL in modo particolare, si stava molto attenti a vedere certe malattie, l'origine lavorativa o l'origine sociale di certe malattie, cosa che oggi non si fa. Oggi si cura la malattia e basta, non si va a scoprire perché è arrivata quella malattia. Noi crediamo che questo sia un problema da fare. Noi abbiamo fatto questa rete per la salute e crediamo che questo sia anche un problema più generale, perché un conto del discorso generale, manifestazioni nazionali vanno bene, però noi abbiamo visto che sulla questione dei cittadini, in particolare quando noi abbiamo fatto la proposta del medico scolastico o comunque anche del medico di quartiere che noi abbiamo fatto rispetto agli anziani che hanno una serie di patologie, abbiamo visto che la gente rispondeva, in modo particolare le mamme sui bambini, perché questo, ma anche gli anziani. Quindi credo che questi sono alcuni aspetti, non la voglio fare lunga, su cui comunque cominciare ad approfondire. Rispetto poi, va bene le manifestazioni nazionali, ma bisogna fare un lavoro, bisogna fare un lavoro nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, perché se la manifestazione deve essere lo sbocco di un lavoro che c'è stato, ma prima di quella nazionale bisogna cominciare a lavorare nel proprio comune dove si è, contro i responsabili della salute, che sono i sindaci, che sono le ATS locali, oltre a quelle nazionali, perché altrimenti saltiamo una parte del passaggio da fare. Ecco, volevo solo semplicemente, per la prima volta che intervengo, dire queste cose e non rubare altro tipo di interventi. Grazie. Grazie. Loretta Mussi, prego. Grazie. Io sono rimasta molto colpita dall'intervento accorato di Carmina e concordo abbastanza con tutti i punti che lei ha citato. E la cosa che sto un po' pensando è che noi qui in Medicina Democratica, ma anche in altri ambiti, abbiamo fatto molte analisi, molti approfondimenti, forse mai come in questo periodo abbiamo capito fino in fondo che cosa non ha funzionato nel nostro Servizio Sanitario Nazionale e i danni enormi che ha portato la privatizzazione.
però questi discorsi per adesso restano tra di noi e non si riescono e non si riescono ad imporre, nel senso che mancano le persone per le quali noi lottiamo, questo l'ha detto qualcuno, i miei interlocutori veri sono loro, non riusciamo ancora, forse non ci abbiamo provato, a far passare questi contenuti. È vero che adesso si sta preparando un progetto di riforma sanitaria con tutti i rischi che prima Andrea diceva, però allo stesso tempo è necessario in questo momento di silenzio da parte delle istituzioni nazionali, in cui nonostante tutto quello che è successo, che sta succedendo, non sembra esserci un accenno ad una trasformazione del sistema sanitario, c'è una legge illegale della regione Lombardia che sta lì e che non viene toccata, è necessario che questo problema qua, questo punto qui, lo portiamo fuori. Così come riprendiamo il discorso dell'autonomia differenziata, che in questo momento è silente, ma appena finiranno le elezioni sicuramente lo tireranno fuori. L'altra cosa che mi stupisce è il silenzio del sindacato, sia di quelli, anche quelli di base, non è che si facciano molto sentire, e ancora di più i sindacati confederali, che tra l'altro hanno delle responsabilità gravissime per quanto riguarda la sanità integrativa e i passi, la spinta che loro hanno dato attraverso il welfare aziendale a tutta la sanità integrativa. E non ci sono, c'è una situazione in cui nella scuola, per la scuola non c'è personale, c'è personale precario, non c'è personale, non è, quei 37 miliardi ancora, io non ho ancora capito se sono stati restituiti o se non sono stati restituiti, e quindi abbiamo il problema più grosso, quello della mancanza di medici e soprattutto di infermieri, e non si parla di assunzioni stabili per quanto riguarda queste, almeno per quello che io riesco a capire, per quanto riguarda queste figure. C'è in giro una povertà dilagante che verrà qui a Roma, sta aumentando e lo si vede, ce lo dicono le associazioni che si stanno occupando degli aiuti alle persone, non solo alle case occupate, qui ce ne sono tante, ma anche a persone che povere non erano fino a qualche mese fa. E poi c'è questo scandalo di questi personaggi che si permettono di parlare e di dire cose incredibili, sono responsabili della malattia dei loro stessi dipendenti, in media non fanno altro, anziché dire le cose importanti, parlano di queste cose, e qui io credo che forse dovremmo fare anche un comunicato in cui si dice ai media, alla televisione, cioè che devono smetterla col fare propaganda a questi personaggi e dire invece come stanno, un po' di più di quanto non fanno, come stanno le cose. E quindi sono tante cose che urgono e che premono e che noi dovremmo cercare di tirar fuori, e tirarli fuori in questi appuntamenti che noi avremo, innanzitutto il webinar di cui nessuno ha parlato, ma penso proprio che si farà, e potrebbe essere che dovrebbe essere anche portante la spinta per fare le iniziative locali il giorno 24 e poi l'iniziativa del 7, anche se è vero quello che diceva Carlo, che è un po' calato questa manifestazione, un po' calata dall'alto, e poi cercare di capire di più questa manifestazione che fanno i sindacati. E anche lì, il più possibile, anche se non si possono fare troppe manifestazioni una dietro l'altra a Roma, eccetera, comunque cercare di essere presenti in modo molto manifesto. Ci sarebbero altre cose da dire. Per esempio, nel comunicato richiamare anche la situazione che c'è di chiusura ancora di ospedali, del destino dei cronici che non riescono, che non sono più visitati, e tante volte che invece tante altre cose che stanno succedendo e che sono ben più importanti
del Covid di Berlusconi, eccetera, eccetera. Chiudo. Grazie. Dunque, io non vedo nessun altro. Se non c'è nessuno che vuole intervenire, a questo punto io direi di passare un attimo a una parte conclusiva, diciamo, e darei la parola a Fulvio Aurora, se non c'è nessuno d'altro che vuole intervenire. No, allora, Fulvio, prego. Va bene, credo che c'è stato un grosso dibattito questa sera, in cui sono venute fuori tantissime cose, si potrebbe dire, è venuto fuori tutto. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare tutto. Non abbiamo tante altre possibilità rispetto alla soluzione dei diversi problemi che sono stati posti. Cominciando dalla fine, e cioè dal discorso della manifestazione, che era un'esigenza, non è venuta fuori dall'alto, era un'esigenza che ci eravamo posti dicendo è inutile continuare a fare analisi quando poi le nostre analisi non hanno uno sbocco di conflittualità, non hanno uno sbocco di cambiamento, no? E per questo cambiamento noi vediamo quali sono le cose possibili che possiamo fare. Cioè, come dire, per cambiare una situazione anche di tipo particolare, io devo vedere di cambiare anche un discorso di carattere generale. Ora, noi avevamo già individuato anche fra l'altro una data e poi abbiamo visto che altri avevano individuato un'altra data. E comunque, quanto veniva detto all'inizio da Angelo Barbato, il tentativo, e non solo da lui, il tentativo deve essere quello di lavorare insieme se si vuole ottenere un qualche risultato dalle azioni di lotta che si fanno. Perché altrimenti probabilmente uno porterà avanti la sua strada, la sua linea, ma la porta avanti a livello personale. E così ogni associazione dovrebbe avere questa accortezza, e ogni sindacato direi, di vedere se come prima cosa che relazioni possono avere con gli altri, in modo tale da, se hanno degli obiettivi, da ottenere, come fare a raggiungere questi obiettivi. Quindi il discorso che abbiamo pensato, poi evidentemente qui è stato quasi completamente accolto, è quello di accettare il cambio di data, anche perché non sappiamo bene come va a finire la vicenda del Covid, secondo la proposta di ATTAC, che ha una condizione, diciamo, diversa, nel senso che non è che si occupa di un tema solo, si occupa del tema generale della società, no? Ma al tempo stesso io credo che il tema di cui ci occupiamo noi, che è quello del diritto alla salute, quindi la sanità e l'ambiente in pratica, che questa cosa deriva anche dalla condizione sociale generale. E quindi credo che vada bene fare questo discorso. Anzi, vorrei dire, visto che c'è il 7 novembre, l'anniversario della rivoluzione russa, noi dobbiamo rivoluzionare di fatto per avere anche delle risposte sulle code, fra l'altro, non solo per un discorso di carattere generale teorico. Ma anche per questo dobbiamo rivoluzionare la sanità. Ma oggi, fra l'altro, c'è stata una comprensione maggiore da parte della società. Perfino il ministro, che ho sentito l'altra sera in televisione, ha detto che cioè non si può più occuparsi esclusivamente degli ospedali, ma bisogna anche lavorare sul territorio, che ci vogliono gli operatori per dare delle risposte al diritto alla salute, no?
E quindi poi però non si capisce però come mai non c'è stata un minimo di risposta alle nostre esigenze dopo la manifestazione che abbiamo fatto il 4 di luglio davanti al Ministero, ma anche perché questo credo che derivi dal fatto che c'è anche molta confusione su che cos'è che effettivamente a livello di governo vogliono ottenere, non si capisce cosa vogliono fare dei soldi, che non si capisce se poi effettivamente arriveranno, che vengono dalla UE, e come questi devono essere partecipati, direi, da tutte le condizioni di disagio che sono state individuate. Per cui diciamo, come prima cosa, noi facciamo queste due cose qui, quella lavoriamo per la manifestazione del 7 novembre e magari però lavoriamo in modo più preciso. Qualcuno l'ha notato, contattiamo anche, che hanno molti hanno aderito, dei sindacati extraconfederali, però col cavolo che poi si fanno vedere e si discute di che cos'è che effettivamente si vuol fare. Sentiamo anche loro, diciamo guardate, qui c'è questa iniziativa, bisogna che voi ci siate. E nella misura del possibile sentiamo perfino anche i sindacati confederali, la funzione pubblica aveva aderito all'inizio, funzione pubblica della CGIL aveva aderito all'inizio, abbiamo chiesto di incontrarsi e poi invece questa cosa non è avvenuta. Insistiamo se è diciamo assolutamente possibile. Diciamo, è stato detto, vediamo quali sono i punti nodali sui quali si può e si deve intervenire, e sono stati anche più o meno elencati. Adesso non vorrei rimettermi a rifare l'elenco, però certamente i tre o quattro punti che abbiamo messo anche nel manifesto, riprendiamo questi e vediamo, visto che appunto Attacca ha pensato bene giustamente che all'inizio della manifestazione ci stiamo noi con il discorso della sanità, e quindi li mettiamo dentro questo tipo di piattaforma. Giustamente qualcuno ha tirato fuori anche il tema della scuola, e in effetti che cosa abbiamo visto? Che oggi sono non sanno molto bene cosa fare per cercare di aprire la scuola, che si deve assolutamente fare, e fare in modo che non ci sia un contagio, una contaminazione degli alunni, degli insegnanti e del personale della scuola. E quindi questa cosa noi la dobbiamo individuare. Noi l'abbiamo individuata, per esempio, sulle fabbriche. Dentro un gruppo di lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto anche un documento, l'abbiamo fatto prima dell'estate, dicendo se quello che hanno detto ci sarà un ritorno del contagio, che cosa si deve fare, no? Il ritorno del contagio non, per fortuna non è stato di quello che era previsto, però comunque c'è stato e c'è, no? Però adesso sappiamo che cosa si deve fare, e l'abbiamo detto per il lavoro, l'abbiamo detto per le RSA, per le persone, gli anziani, e potremmo dirlo anche partecipando per esempio alla manifestazione che hanno deciso per la scuola. Fra l'altro, qualcuno l'ha notato, una volta, almeno in Lombardia, ma credo anche nelle altre regioni, c'era un servizio di medicina scolastica sui problemi della salute, no? E questo qui è stato più o meno abolito. Questo deve rientrare, sia per un discorso di carattere immediato delle necessità che hanno gli studenti, gli alunni, e sia per anche un discorso culturale, perché si deve spiegare che cos'è la salute all'interno della scuola. No? Non fra parentesi direi, io mi sto occupando di scrivere una proposta di legge di iniziativa popolare, era stato detto all'inizio da Marco Calderoli,
di riforma delle controriforme, no? Cioè per risolvere il problema delle liste d'attesa bisogna cambiare la mentalità e bisogna cambiare le modalità con cui vengono fatti i servizi e le strutture, perché se no questa cosa non la cambiamo, se no mi capita, come è capitato a me oggi, di dover rispondere ad una persona che ha la madre malata grave e che viene mandata fuori, guarda caso, dall'ospedale San Carlo, che è dentro il discorso del nord-ovest di Milano, e si dice, beh, tu te la prendi a casa e ti arrangi. Cioè, questa cosa non va bene, assolutamente. Il servizio sanitario se ne deve far carico, ed è previsto anche dalle leggi, fra l'altro. Però, in effetti, nella pratica non viene fatto, ed è giusto dire che anche quelli del nord-ovest di Milano aprano uno sportello per il diritto alla salute e rispondano anche alle situazioni particolari, perché poi sono dalle situazioni particolari che si arriva a quelle più di carattere generale. Per cui, giustamente è stato detto, vediamo la questione nazionale. Bene, e quindi lavoriamo sulla manifestazione e lavoriamo per unificare il più possibile il movimento, e quindi incontriamoci con i sindacati extraconfederali, incontriamoci con le almeno con le associazioni nazionali che hanno aderito e vediamo qual è il livello di partecipazione, perché effettivamente non si può dire facciamo la manifestazione e quindi tutti verranno, non è così, bisogna fare un lavoro di preparazione, e quindi facciamo questo lavoro, facciamolo a livello regionale, e questo è stato visto, quello che succede in Emilia-Romagna, qualcuno l'ha detto, di questo grande presidente che vuole avere l'autonomia. Tanto l'autonomia ce l'hanno già le regioni, fra l'altro, tanto che ogni regione è diversa dall'altra, e questa cosa qui deve essere modificata. Io lo sto vedendo, facendo questo lavoro di scrivere una proposta di legge di riforma. Bisogna assolutamente che i livelli essenziali di assistenza siano uguali in tutto il territorio nazionale. Uguali non vuol dire totalmente uguali, ma comunque che le risposte siano delle risposte, se, come si danno in Emilia-Romagna, si devono dare in Calabria, e non invece ognuno fa il cavolo che vuole. Questo è un altro discorso che dobbiamo portare avanti, e quindi il 24, se vogliamo fare delle iniziative come vogliamo fare delle iniziative regionali, mettiamo al centro questo tipo di problemi e facciamo delle piattaforme relative alla situazione propria regionale, sia per quello come la maggiore distorsione, quella della Regione Lombardia, che si è fatta una propria riforma sanitaria, una propria controriforma sanitaria, per la precisione, e va avanti su questa strada, no? E quindi combattiamo questo tipo di discorso, ma anche le altre regioni che cercano di copiare questo tipo, queste modalità, in modo tale che poi pensano che magari possono ottenere dei risultati sul piano di carattere elettorale. E quindi, e poi ci abbiamo la terza cosa, che è quella che forse è la cosa che non c'è bisogno che la pretendiamo dagli altri, la facciamo noi sul territorio, vediamo che cosa fare sul territorio. Questo l'abbiamo già detto anche nell'ultima volta che ci siamo incontrati, e molti si sono organizzati in questa direzione, di vedere quali sono i limiti e le disfunzioni che ci sono a livello di diritto alla salute, e io ci aggiungo di diritto alla salute e di relazione con la questione ambientale, e cerchiamo di dare una risposta di carattere rivendicativo e di ottenere anche dei risultati, facendo anche lì quel il grosso lavoro di relazione fra i movimenti, i sindacati e le associazioni. Naturalmente tutto questo è tutt'altro che facile, ma ci proviamo. Dicevo, poi concludo, il discorso di fare una riforma
sanitaria, che è comunque stata fatta la riforma sanitaria, 1978, no? Però poi è stata per certi versi, non per certi versi, abbastanza tradita e rovesciata. Questo è qualcosa che deve diventare anche questo uno dei nostri impegni. Io ho parlato oggi con il Comitato Rodotà, che è uno dei comitati che partecipa, e ho chiesto anche aiuto, perché c'è da fare un discorso giuridico di non facilissimo, e quindi c'è bisogno degli esperti, come sono loro, per esempio, che possano dire come risolvere determinati problemi. Voi pensate, per esempio, un problema che mi ponevo, ma noi possiamo continuare con il sistema sanitario convenzionato, no? A proposito di San Raffaele, come ci ricordava Carmina, dove va sempre Berlusconi, ma cioè questa cosa e tutte le altre che ci sono in Lombardia, il 40% sono della sanità in mano alle strutture convenzionate. Questa cosa non è accettabile. Cosa fa la sanità pubblica? Come risponde? Risponde mandandoti dal privato perché c'è la lista d'attesa che non si può rompere, no? Cioè, quindi credo che questo sia qualcosa di assolutamente che deve essere visto anche dal punto di vista legislativo. Ma allora, per concludere, direi anche questo. Nel frattempo, oltre a fare i gruppi di lavoro come abbiamo fatto sulla sanità integrativa, sulla questione dell'RSA, sulla questione del territorio, noi continuiamo anche ad operare a livello europeo con una rete europea che soffre delle stesse cose di cui stiamo soffrendo noi, e quindi abbiamo anche questo, ci siamo presi anche questo impegno e abbiamo già un appuntamento per discutere poi di come celebrare il 7 aprile dell'anno prossimo. Il 7 aprile è la giornata mondiale del diritto alla salute, e noi già 4 anni che facciamo questo discorso, e quindi lo vogliamo fare quest'anno, però quest'anno lo facciamo anche più in modo più forte, visto il coordinamento nazionale, viste le iniziative che vengono fatte e viste purtroppo anche il Covid. E quindi diciamo abbiamo di fronte un arco di lavoro a livello territoriale, a livello regionale, a livello nazionale, e adesso ci aggiungiamo anche quello europeo. E quindi io direi la prossima volta, naturalmente queste cose poi le scriviamo perché non ci debbano sfuggire, per vedere, e operiamo per incontrarci con i sindacati, eccetera, per fare in modo che le cose che abbiamo deciso poi possano effettivamente essere realizzate, no? Eventualmente facciamo anche un comunicato, come qualcuno ha proposto, proprio perché anche a me sono girate molto le palle. Hanno parlato 10 minuti di Berlusconi, che è stato contaminato e che va a San Raffaele, che c'è il suo medico, ma non è accettabile che si faccia un discorso di questo genere. Quando poi, io dico, poi lo metto di fronte al fatto di una persona che gli si dice: no, tua madre la mandiamo non so dove, perché ti arrangi tu, prenditi la badante, no? Cioè, questo è qualcosa di assolutamente inaccettabile. E allora, però, dire che è inaccettabile, poi bisogna vedere che cosa si fa, perché se no resta un'altra delle tante cose inaccettabili e le cose continuano così, no? Allora, io credo che noi abbiamo un bel lavoro da fare, che abbiamo già fatto in parte e dobbiamo continuare a farlo. Grazie, io ho finito qua. Va bene, allora io a questo punto direi che abbiamo concluso
questo nostro incontro e vediamo allora innanzitutto di far girare un breve riassunto e chiaramente ci risentiremo per queste scadenze che ci siamo dati, soprattutto relativamente ai gruppi di lavoro e alle manifestazioni sia regionali che nazionali, parlando anche con le altre associazioni. Va bene, buonanotte, ci risentiamo. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.